Fratelli e sorelle nel Signore, oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante che riguarderà diverse categorie di persone. Cioè, ci sono passi della scrittura, ci sono passi della scrittura che dicono, appunto, ci fanno comprendere che ci sono diverse categorie di persone. E ho voluto intitolare il messaggio di oggi con quello che è scritto in Proverbi, capitolo 30, secondo le parole di Agur, quando dice: vi è una razza di gente, quindi questo è il titolo oggi, 30:11 di Proverbi, vi è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. Poi c'è tutta una serie anche di altri tipi di persone, vedete, tutte diverse l'una dall'altra. Quando dice vi è una razza di gente che maledice suo padre, vuole dire che c'è sia una razza di gente che fa quello, ma che ce n'è anche un'altra parte che quello non lo fa. Quindi già quel messaggio, quelle parole di Agur ci fanno comprendere che ci sono già qui due categorie di persone. Chi maledice suo padre e chi invece non lo fa. E questo è il titolo, questo è per parlare del titolo del messaggio di oggi. Infatti, capire, leggere le scritture, approcciare alla lettura delle sacre scritture partendo anche da questo presupposto, non soltanto, ma anche, cioè che ci sono diverse categorie di persone. Quindi noi ci dobbiamo accostare a leggere le sacre scritture considerando queste cose. Cioè ci possono essere diversi tipi di persone. E la scrittura ci presenta dei passi, fa dei ragionamenti, ci sono le parole degli apostoli, parole di Gesù, che ci fanno comprendere che ci sono diverse categorie di persone. Quindi noi questo lo dobbiamo sapere, che esiste questa distinzione tra le persone e di volta in volta dobbiamo fare attenzione perché le dobbiamo comprendere che tipo di categorie di persone si tratta. E naturalmente puoi pensare anche noi a quale tipo di categoria di persone, diciamo, facciamo parte ogni volta che leggiamo qualcosa. Allora iniziamo subito con l'ultimo libro delle Sacre Scritture. Andiamo al capitolo 13 di Apocalisse. Vedete che lo citiamo, il libro dell'Apocalisse, non è che non lo citiamo in quelle parti che per noi sono rivelate, quelle parti che non sono rivelate, evitiamo di citarle perché se non l'abbiamo compreso noi non ci possiamo mettere a spiegare agli altri. Capitolo 13 del libro di Apocalisse, versetto 8. Qui naturalmente al capitolo 13 sta parlando dell'anticristo, della bestia che sale dal mare. Bene. E di questo fatto dice questo. Giovanni ci fa sapere questa parte della rivelazione che gli è stata appunto annunziata da Gesù. 13:8 di Apocalisse: e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno. Cosa ci fa sapere questo passaggio per quanto riguarda il nostro soggetto? Cioè, le categorie, in questo versetto biblico dobbiamo individuare le varie categorie di persone che sono state citate. Qui viene citata due categorie di persone. Quelle persone i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E ci sono anche quelle persone i cui nomi invece non sono scritti. Ora, noi sappiamo che quelli che sono iscritti nel libro della vita sono quelli che nascono di nuovo, quelli che sono salvati, quelli che ottengono la purificazione dei peccati e la rigenerazione spirituale. Quelli che sono scritti nel libro della vita. Quelli che invece non sono scritti nel libro della vita,
quelli, anche se vengono evangelizzati, anche se vengono evangelizzati tutti i giorni, per il fatto che non sono iscritti nel libro della vita, non possono convertirsi, perché non fanno parte dell'elenco, capite? Non fanno parte di quelli che Dio ha predestinato a vita eterna, non fanno parte di quelli che sono predestinati almeno a nascere di nuovo, perché non sono scritti nel libro della vita. Infatti qui dice, quelli che non sono iscritti nel libro della vita, cosa faranno? Cosa commetteranno? Adoreranno la bestia. Invece quelli che sono scritti nel libro della vita, quelli che sono scritti invece non lo adoreranno. Non lo adoreranno. Quindi questo è una cosa importante da sapere, questa distinzione, che molti si agitano per questa distinzione, eppure nella scrittura la distinzione c'è ed è chiara. Ci sono anche altri tipi di distinzioni che dopo andremo a vedere, adesso andiamo a vedere, però intanto la prima che dobbiamo comprendere che c'è è tra quelli che Dio ha predestinato ad essere salvati, i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E poi ci sono quelli che i nomi non sono stati scritti, quelli anche se vengono evangelizzati non possono credere perché il loro nome non c'è nel libro della vita, capite? E quando è scritto molti sono i chiamati e pochi gli eletti, questo vuole dire, cioè naturalmente gli esseri umani, gli esseri viventi, gli esseri umani delle varie epoche sono un numero enorme, sono molti, no? Allora, molti, non tutti vengono evangelizzati, ma molti. Di questi molti, pochi sono gli eletti, quelli scritti nel libro della vita sono quelli che si convertono. Quelli evangelizzati possono essere molti di più di quelli che sono invece scritti nel libro della vita, capite? Ecco, ho spiegato l'arcano anche di quel messaggio, di quel passo che molti non comprendono che cosa significa. È semplice, anche quel passo, molti sono chiamati e pochi gli eletti, anche di quello è molto semplice, perché quelli che non sono scritti nel libro della vita sono molti di più di quelli che invece sono scritti nel libro. Quindi quando si evangelizza, perché noi uomini, noi credenti, a meno che Dio non ce lo riveli, a meno che tutto non sia rivelato, noi non sappiamo chi è iscritto nel libro della vita, perché se noi lo sapessimo andremo a colpo mirato, capite? Cioè il Dio non ce l'ha rivelato perché c'è un motivo, egli vuole che l'Evangelo noi lo spargiamo a tutte le persone, poi chi l'accetta vuol dire che è predestinato ad accettarlo, è scritto nel libro della vita. Chi non lo accetta invece, chi invece non crede, è colui che non è scritto nel libro della vita. Questo è un concetto semplice, è un concetto semplice che si riversa su quel versetto, cioè molti sono i chiamati, cioè quelli che vengono evangelizzati sono un numero di molto superiore a quelli che realmente poi credono. Ma perché? Perché quelli che credono sono gli eletti. Ecco semplicemente spiegato anche quel passaggio biblico, senza andare a fare chissà quale ragionamento filosofico umano possibile. Semplicemente è questo, che rientra nella normalità, nella naturalità delle cose, perché gli evangelizzati sono molti di più di quelli che invece poi credono, no? E quindi molti sono chiamati a che cosa? A salvezza! Tu li stai esortando a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, è una chiamata al Signore, alla salvezza. E pochi sono invece gli eletti. Chi è che crede? Credono solamente quelli che sono predestinati, cioè quelli che Dio ha ordinato a vita eterna, quelli che sono iscritti nel libro della vita. Capite? Quindi spiegato anche questo passaggio, che non era così difficile da comprendere, è una cosa anche abbastanza semplice. È chiaro che è semplice guardando la somma della parola, Guardando la somma della parola, poi alcuni concetti diventano più semplici. Chiaro che chi non conosce, che la persona che è nell'ignoranza, che non ha fede in Dio, che non conosce la parola, trova difficile anche le cose più semplici. Ma andiamo avanti, abbiamo visto, questo era il primo passaggio. Ora andiamo a un altro passaggio biblico, dove c'è un elenco di persone. C'è addirittura un elenco un po' più lungo e diciamo
complesso, dobbiamo andare a vedere, a leggere la parabola del seminatore. La prendiamo dal Vangelo di Luca. Dal Vangelo di Luca. Ecco, capitolo 8 del Vangelo di Luca, dal versetto 4. Qui leggeremo la parabola del seminatore e vediamo le varie categorie di persone, no? Perché il problema dove sorge? Sorge che alcuni dicono che l'albero buono non può fare frutti cattivi, l'albero cattivo non può fare frutti buoni. Insomma, ci sono diverse problematiche collegate appunto al fatto che disconoscono l'esistenza di categorie di persone, ovvero una razza di gente fatta in una maniera e una razza di gente fatta in un'altra maniera. Ma vediamo le scritture, le varie categorie di persone che il Signore sa che ci saranno sulla terra, che vivranno sulla terra. Noi dobbiamo leggerle. Dobbiamo leggere questi passaggi delle scritture e comprendere le persone, perché questi passaggi ci servono per riuscire a comprendere con quali tipi di persone noi abbiamo a che fare, capite? Quindi non è una cosa neanche da poco, cioè è una cosa questa qui, diciamo, a questo approccio, a questo tipo di ragionamento con questi passaggi biblici ci deve servire ad aiutarci a individuare anche gli altri, perché voi sapete, che noi dobbiamo esaminare noi stessi per vedere se siamo nella fede, a che punto siamo arrivati nella crescita nel Signore, come stiamo spiritualmente. Esaminare noi stessi è giusto, è buono, bisogna farlo, però bisogna esaminare anche gli altri, no? Bisogna mettere alla prova gli altri, bisogna anche esaminarli, riconoscere chi sono anche quelli che sono vicini a noi. Perché se non riusciamo a catalogarli, se non riusciamo a individuarli, che cosa sono e chi sono biblicamente, per noi sono sempre persone, oscure, sconosciute. Non riusciamo a sapere come comportarci con queste persone, no? Come le dobbiamo considerare. Quindi è importante, dobbiamo conoscere noi stessi e dobbiamo conoscere anche le persone che abbiamo vicini. Quindi queste parti delle scritture, questi vari passaggi biblici che sto prendendo, servono per poter capire che ci sono diverse categorie di persone e quindi dobbiamo individuarle, perché così noi sappiamo con chi abbiamo a che fare, capite? Dal punto di vista biblico e non per pensieri nostri. Abbiamo detto, leggiamo adesso la parabola del seminatore, capitolo 8, dal versetto 4. Or come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine nate insieme col seme lo soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu, fruttò il 100%. Dicendo queste cose, esclamava: chi ha orecchi da udire oda. Poi andiamo direttamente alla spiegazione di questi quattro tipi di terreni. Dal versetto 13. No, dal versetto 12. Dal versetto 11. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro.
E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita. E non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ora, qui vediamo quattro tipi di cuori diversi. Questi quattro tipi di cuori sono quattro tipi di persone diverse. E noi dobbiamo comprenderlo questo. Ci sono diversità tra i credenti e anche tra i credenti e i non credenti. Perché il primo terreno, quello della strada, dove la parola di Dio non penetra, essendo i terreni rappresentano il cuore della persona. Il primo terreno, quello della strada, del terreno duro, dove la parola di Dio, che è rappresentata dalla semenza, non penetra nei cuori, vedete, non penetra. Qui dice che viene il diavolo e la porta via, dice così, che il seme e la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito. Quindi l'Evangelo è stato loro presentato, vedete? È stato annunziato. Rientrano tra quei chiamati, vedete? Quelli abbiamo detto prima. Hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro, vedete? Perché la parola c'era arrivata, ma non è penetrata, non è stata assimilata. Non è nato niente da quella parola che è stata annunziata. Il diavolo viene e la porta via, e lo scopo di questo qual è? È che non credano, vedete? Quindi questa categoria di persone sono quelle persone che hanno udito la parola ma non credono, non diventano credenti, non lo diventano. Quindi questa è la prima categoria categoria di persone che vengono presentate in questa parabola da parte di Gesù. Non credono e non sono salvati, quindi. Non credono, quindi non sono salvati. Non nasce niente, praticamente da quella parola che viene loro seminata, il seme viene portato via così com'è, non nasce nessuna piantina. Io insisto con questi concetti perché ormai sto leggendo da tutte le parti che molti, non lo so, non vogliono capire, non capiscono, non vogliono capire, si induriscono, non accettano dei ragionamenti che a parer mio sono semplici, però non lo sono perché? Perché effettivamente in loro la parola veramente su certi argomenti non attecchisce, non porta frutto, sono indurati di cuore. In questo caso gli indurati, che avevano il cuore duro praticamente, sono i non credenti, quindi la parola di Dio non porta nessun tipo non fa nascere nulla, dal seme che la parola non nasce nulla, perché il diavolo in qualche maniera riesce a strapparla dal suo cuore. Non credono e non sono salvati, quindi questi sono i non credenti. Ma ora andiamo avanti, quelli che sono sulla roccia però non sono simili al primo terreno, perché qui il seme dice, e quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, vedete, è ricevuta la parola da questi. Quindi non è come il primo terreno dove la semenza viene portata via dal diavolo, no, qui rimane, penetra, viene ricevuta con allegrezza. Infatti, quando siamo nati di nuovo, ci siamo sentiti tutti rallegrati, ci siamo sentiti tutti la gioia di appartenere al Signore. Poi cosa dice ancora, sempre il secondo terreno, quello il terreno roccioso? Ma costoro non hanno radice. Ecco, questi credenti hanno delle problematiche. E sono il fatto che, avendo poca terra profonda, ma essendoci il terreno roccioso sotto, non hanno avuto quella sostanza necessaria per poter portare radici profonde, per potersi alimentare in maniera sufficiente e resistere
resistere alle prove, perché vedete, ci sono quelli che credono, ma poi vengono sottoposti alle prove, alle persecuzioni, vedete, alle persecuzioni, ad altre varie prove e non riescono a superare le prove. Si tirano indietro, qui dice si traggono indietro. Se si traggono indietro vuol dire che erano andati avanti. Quindi questa è un'altra categoria di persone, vedete? Una categoria di persone che crede per un tempo, quindi per un tempo ha creduto, infatti ci sono tutti gli elementi che de definiscono quella persona, almeno in partenza, come credente, cioè è stata seminata la parola, la semenza è stata ricevuta, è nata la piantina, però è stata messa alla prova. Scusate, ma se non erano credenti, di quali prove dovremmo parlare? Non dovremmo parlare di prove. C'è la scrittura? Se non fossero stati credenti, quelli del terreno roccioso, di quali prove stiamo parlando? Di quali persecuzioni, capite? Quali prove? Quali persecuzioni? Ma le persecuzioni vengono sui credenti, non sui non credenti, capite? Qui non si può dire che questi in verità non erano veri credenti. Allora le prove arrivano sui non credenti, come è possibile? Cioè il non credente può fare finta, però le prove, le persecuzioni vengono ai credenti. I non credenti rientrano nella prima parte, possono fingere, certo, possono anche fingere, ma qui in questo elenco di queste categorie di persone, in questa seconda categoria di persone, sta parlando di quei credenti che si tirano indietro, perché i non credenti fanno parte del primo terreno, che hanno ricevuto la semenza, sono quelli che non credono, ma ricevono semenza, solamente che il diavolo gliela porta via. Questi altri invece l'hanno ricevuta, solo che venuta la persecuzione si tirano indietro, credono per un tempo. E anche queste parole sono semplici, cioè sono scritte così in maniera semplice e vanno prese così come sono scritte. Così avviene. E vedete la distinzione delle due categorie. Ma il credente non è minacciato solamente da questo tipo di problematica, cioè dal fatto che non ha fatto radici profonde. Infatti, no, mi viene in mente il fatto che Gesù ci ha esortati a costruire la nostra casa sulla roccia. Vedete, ancora una volta il fondamento è importante. Dove poniamo noi il fondamento? E radichiamo la nostra costruzione, la nostra vita stessa. Le radici profonde devono essere fatte dove? Nella parola di Dio, capite? Nell'attenersi strettamente alla parola, non a un'organizzazione, non a un uomo effettivamente, non a niente che sia lontano, che sia diverso dal Signore nostro Gesù Cristo. È lì che dobbiamo far crescere le nostre radici, è lì che dobbiamo, nella roccia che è Cristo, dobbiamo costruire la nostra casa, perché quando verrà la prova, quando verranno le difficoltà, la nostra casa rimarrà in piedi. Se il sole splenderà forte sulla nostra piantina, noi abbiamo fatto radici profonde, abbiamo cercato l'acqua. Va bene, abbiamo cercato l'acqua della parola, abbiamo trovato quest'acqua della parola che ci riesce a mantenere vivi in ogni circostanza e anche a portare frutto. E infatti, al Salmo 1 stanno scritte queste parole. Prendete il primo Salmo. Primo Salmo, Salmo 1. Beato l'uomo, io vado subito al punto che ci interessa, beato l'uomo il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso ai rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Vedete, le sue fronde non appassiscono, anche se splende forte il sole, che il sole nel caso della parabola del seminatore, il sole che splende su quella piantina che non aveva radici profonde,
il sole rappresenta la persecuzione, la prova. Ma qui dice, vedete, che beato l'uomo, il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E poi dice, su quella legge medita giorno e notte, egli sarà come, vedete, una similitudine. Queste persone che si attengono, studiano, si applicano a conoscere le sacre scritture, la parola di Dio, sono come degli alberi che riescono a ottenere, sono come alberi piantati presso ai rivi d'acqua, dove c'è l'acqua che li tiene vivi e la loro fronda non appassisce, cioè anche se viene la prova, anche se viene la persecuzione, questi che si sono radicati nella parola, che hanno trovato il loro diletto giorno e notte nella parola di Dio, non nei punti calvinisti o in altri punti che gli uomini hanno fatto. No, non hanno nessuna crisi di identità innanzitutto, perché si attengono alla parola, si attengono alla Chiesa antica descritta in Atti degli Apostoli. Hanno fiducia in Dio, hanno fiducia nella parola e non cercano punti qua e là se non nella parola di Dio. Non c'è bisogno di identificarci per forza in gruppi religiosi storici, magari riconosciuti dalla storia, come il calvinismo, come i calvinisti e come Calvino, però riconosciuti dalla storia, sì, come grandi riformatori, sì, però la storia li riconosce anche come grandi assassini. Hanno ammazzato in 20 anni a Ginevra sono stati ammazzati 70 persone. Battezzavano i bambini da piccoli, erano cessazionisti, non credevano al battesimo con lo Spirito Santo, ai doni spirituali, ai sogni, alle visioni e tutto il resto. Eppure noi nella scrittura lo leggiamo. E badate bene, stiamo parlando di persone che hanno tradotto la Bibbia, Calvino, Diodati. Stiamo parlando di persone che uccidevano altre persone anche se conoscevano la Bibbia nella lingua originale, in ebraico e in greco. E cosa hanno capito? Che dovevano perseguitare gli eretici, che li dovevano bruciare vivi. Questo hanno capito studiando il greco e l'ebraico. Capite quindi che non dipende né dal greco né dall'ebraico al punto a cui siamo arrivati. Cioè, non dipende dal greco e dall'ebraico essere fedeli conoscitori della parola, no, non dipende da quello. Dipende da quanto tempo passiamo inginocchiati con un cuore puro e sincero, dipende da quanto tempo noi stiamo con cuore puro attaccati al Signore, aspettando da Lui la rivelazione, non forzandola, con un cuore umile. Capite? Non importa se conosciamo solo l'italiano, tanto il Signore ci guida anche solo in italiano, non c'è bisogno di andare a studiare il greco. Guarda lì che risultati ci sono studiando il greco e l'ebraico, se i risultati sono quelli, è chiaro che non è sempre quello, però ti porta a inorgoglirti, ti porta a sentirti superiore agli altri, ma io la leggo anche in greco, e sì, però non leggerla come l'hanno letta Diodati e Calvino però, cioè, stai attento, se la leggi in greco, stai attento, perché io mi attengo all'italiano e mi è sufficiente. A me l'italiano è sufficiente, io già non riesco a fare tutto quello che c'è scritto in italiano. Figuriamoci se mi vado a spolpare ogni singola parola nei vari significati in greco. Una vita non mi basterebbe. Non ci basta il tempo che abbiamo, non ci basta. Ci sarebbe, è sufficiente per noi conoscerla in italiano. Allora faremmo lo stesso, radici profonde, avremmo meditato la parola di Dio e noi troveremo quei rivi d'acqua che ci permetteranno di avere sempre quella sostanza che ci serve in qualsiasi tipo di circostanza esterna si venga a verificare. Rimarremo sempre in piedi perché la nostra casa sarà costruita sulla roccia, che vengano le fiumane. Che vengano le fiumane a investire la nostra casa. È salda nella roccia. Certo, può venire il giorno che ci uccideranno, questo non vuol dire che noi vivremo per sempre, eh? Prima o poi dobbiamo tornare a casa. Attenzione, noi abbiamo una casa lassù nel cielo, eh? Cioè, noi qui siamo fuori di casa, noi qui siamo pellegrini, ricordatevelo.
Qui siamo pellegrini di passaggio. Verrà il momento che il Signore, come vorrà Lui, ci chiama a casa. Quindi non è che possiamo stare in giro per tanto tempo. È il tempo che Dio ha stabilito. Quindi verrà il momento che il Signore ci toglierà da questa terra. E beh, chi ci dobbiamo... quello che stiamo dicendo, che noi nessuna fiumana ci può piegare, vuol dire spiritualmente soprattutto, nell'anima. Poi il corpo ci possono anche togliere la vita. Se il Signore ha deciso così, che sia, andremo a casa, andiamo a casa, fratelli. Che sì, lo so, il momento di perdere la vita non è mai semplice, sarà una delle fasi più complicate, però dobbiamo pensare che superata quella ultima prova e rimanendo in piedi, rimanendo fermi nella fede sino alla fine, noi ce ne andremo a casa, lassù, nei cieli, nella nuova Gerusalemme. E questa deve essere la nostra speranza. Questa è la nostra certezza, non solo la nostra speranza, perché attraverso la fede la speranza diventa una certezza. E questa deve essere. Noi sappiamo che dobbiamo perseverare sino alla fine, senza venire mai meno. Quindi abbiamo visto, vedete, il secondo terreno, ora vediamo il terzo. Vediamo il terzo terreno, che dice, è spiegato, quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. Qui, dicendo che non arrivano a maturità, vuol dire che c'è una partenza, vuol dire che c'è una piantina che comunque è nata, altrimenti non avrebbe potuto parlare di maturità della piantina, no? Quindi parlando della maturità della piantina vuol dire che ha fatto radici, questa piantina è diversa dalle altre. Allora, c'è la piantina, quindi non rientra tra i non credenti, tra quelli che non sono stati salvati, non rientra in quella categoria, non rientra nella seconda categoria di quelli che sono stati messi alla prova e si sono tirati indietro, rientra in un'altra categoria. Che tipo di categoria di credenti è questa, quindi? È una categoria di quelle che purtroppo, attratta dal mondo, vive in mezzo al mondo. Può arrivare il tempo, ad esempio, ci sono i credenti, all'inizio sono zelanti, il primo anno sono zelanti, il secondo anno sono ancora più zelanti, il terzo anno sono molto zelanti, il quarto anno cominciano a essere meno zelanti. Perché? Perché magari faccio l'esempio dei giovani, faccio esempio dei giovani, perché gli esempi che ha citato la scrittura riguarda quello. Allora, cominciano a trovare fidanzata, cominciano a sposarsi, hanno figli, poi lavorare, devono lavorare, e poi hanno tanti impegni, i colleghi di lavoro li attraggono, e quindi da chi avevano uno zelo, quindi non sono caduti per le varie prove che hanno attraversato, cosa succede loro? Guardate cosa succede, qui dice uno degli esempi, poi se voi leggete tutti i Vangeli che aggiungono questo tipo di racconto, ogni Vangelo aggiunge la sua parte, vi rendete conto di quali siano le spine che possono toccare il credente e fare in modo che non porti frutto, che non arrivi a maturità. Qui dice, guardate, sono soffocati quindi dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Dalle cure mondane, viene detto in un altro Vangelo, non so se Matteo o Marco, dalle cure mondane, piaceri della vita, vedete? Ci sono quelli che vanno al mare, quelli che vanno al cinema, e sono sempre infilati da un cinema al mare, televisione, giornali inutili, e tutta una serie di cose, tutto il tempo, e vanno a lavorare, vanno a fare la spesa con la famiglia, poi si guardano 2 ore un film di cinema, quando arriva l'estate sono al mare, tutto il giorno al mare, di qua e di là, vanno solo al culto. Questi qui possono tranquillamente rientrare in questa categoria di persone che non portano frutto. Vedete quante categorie di persone ci sono. Altro che non c'è solo... Ci sono le pecore, ci sono le capre, ci sono
Ci sono tante categorie di persone, vedete, noi dobbiamo riconoscere, noi dobbiamo sapere tutte queste cose perché ci sono utili nel riconoscere prima noi stessi in quale terreno siamo messi e poi anche capire gli altri dove stanno messi e di che cosa hanno bisogno. Quindi cure mondane, le ricchezze anche, sì, anche la cupidigia, anche quel voler pensare a risolvere i propri problemi definitivamente, che ne so, arricchendosi, no? Cioè abbiamo, perché noi, fondamentalmente, il Signore ha stabilito in questa maniera che il credente abbia il necessario, no? Abbia il necessario, come diceva, mi sembra, Lemuel o Agur, dicevano: Signore, non mi negare queste cose che io ti domando. Allontana da me la parola mendace e donami sempre ciò che mi è necessario. Non mi dare né ricchezza e né povertà. Quindi la sua richiesta era giusta. Perché? Perché col necessario noi siamo sempre comunque legati al Signore a chiedere ogni volta il necessario. E comunque non ci manca, quindi non andiamo a rubare, perché il necessario ce l'abbiamo. Se noi invece, praticamente succede, se uno arricchisce, si dimentica del Signore perché pone la sua fiducia nelle sue ricchezze. Chi invece non ha neanche il necessario, deve, da qualche maniera deve mangiare, quindi è spinto a rubare, capite? È spinto a procurarsi il cibo in tutte le maniere possibili, quindi vedete il necessario. E noi credenti, la maggior parte dei credenti, non tutti, ma la maggior parte dei credenti è portata sempre al livello di essere al necessario, capite? Quasi sempre al necessario, ma perché il Signore ha stabilito così, non è che noi credenti non abbiamo la sapienza, l'intelligenza per applicarci e riuscire a fare in qualche maniera di fare un po' più soldi di arrivare a livelli superiori al necessario. Ma noi avremo anche questa possibilità, però è il Signore che non ce lo permette. Dobbiamo stare sempre dipendenti da Lui, capite? E questa è una di quelle situazioni, praticamente, che il Signore stabilisce per i credenti affinché continuamente si inginocchiano davanti a Lui e gli chiedano il pane quotidiano, come Gesù stesso ha insegnato, no? Di chiedere giornalmente il pane quotidiano. Ecco, se fossimo tutti stabiliti ricchi, che cosa chiede il pane quotidiano? C'hai un sacco di soldi, vai, vai e compratelo. Cioè, che devi chiederlo a Dio il pane? Se c'ho i milioni in banca, che chiedo il pane a Dio, capite? Se io ho il conto corrente a 1 milione di euro, ma non ti vergogni di chiedere il pane a Dio? Cioè, che pane devi chiedere? Gli altri ti devono portare il pane se c'hai 1 milione di euro in contanti, no? E in banca, capite? Quindi, vedete, anche quella preghiera. Da quella preghiera si capisce una certa predilezione di Dio nei confronti dei poveri, ma anche che Lui ha stabilito in questa maniera. È Lui che ha stabilito in questa maniera. Ecco perché ci stiamo sempre barcamenando e così sarà sempre, perché Dio ci gradisce e vuole che ci inginocchiamo e chiediamo il nostro pane quotidiano tutti i giorni. Vuole che lo domandiamo tutti i giorni. E questo è perché, badate bene, è molto pericoloso questo. Anche il terreno e anche le spine sono pericolose. Perché? Cosa succede praticamente in natura? Cosa succede? Che queste spine crescono nella stessa terra, vicine lì, al seme buono praticamente, alla piantina, e gli tolgono l'energia della terra. Capite? Gli tolgono l'energia, la soffocano praticamente, non la fanno sviluppare e non arriva a maturità. Non porta frutto praticamente, se la piantina non arriva a maturità, non porta frutto, perché noi sappiamo che dobbiamo portare frutto, il credente deve portare frutto, frutto la sua santificazione. Infatti qui dice, vedete, si danno ai piaceri della vita. Si dà nei piaceri della vita, quindi come fa a santificarsi se lo vedi al mare? Faccio un esempio, al cinema o al mare o davanti alla TV o nei ristoranti tutti i sabati e domenica con la fidanzata, con la moglie, con gli amici. Se al mare va sabato e domenica, va al mare mezzo nudo lì, se non nudo completamente,
Cioè, quelli sono piaceri della vita, capite? Stanno soffocando la parola di Dio. Non arrivano a maturità. Ecco perché noi esortiamo a tutte queste cose qua. Perché sappiamo che sono tutte spine che soffocano la vita spirituale di un credente. Non è che le diciamo per opprimere qualcuno. Non è che ci fa piacere opprimere i credenti. Ah, attenzione, non devi andare al mare, non devi andare al cinema, non devi andare a teatro. Figurati. Lo facciamo per il loro bene. Gli diciamo, fratello, guarda che ci sono spine che soffocano la tua crescita e tu non porti frutto e non entri nel regno dei cieli poi alla fine, capite? Cioè, per un po' di piacere della vita, di questa vita, si sta rinunciando alla vita eterna. E così, per qualche anno, per qualche ora al mare, adesso non è che quelli che vanno al mare sono perduti, però sicuramente nella loro vita stanno dando un segnale in quel momento che non stanno portando frutto, capite? Il frutto non è buono, non sono maturi spiritualmente, non sono maturi. Ora, se sono appena nati di nuovo, allora sono giovani, devono imparare, va bene, c'è una certa attesa, nel senso, va bene, fratello, il Signore te lo farà capire. Ma se c'hai 20 anni di fede, io non, questo non me lo posso più, non può più passare come una cosa leggera o una cosa che capirai. E quando capisci? Se in 20 anni non hai capito, capirai i prossimi 20 anni, non ho capito. Non si può così. Quindi ognuno deve essere alla sua età spirituale. Deve essere all'altezza giusta, alla sua altezza giusta. Ricordatevi che nel tempio i nani non potevano entrare nel tempio, mai. Non hanno mai potuto entrare nel tempio. I nani sono, ma non perché Dio discriminasse il nano in se stesso, è lui che l'ha fatto diventare così, no? Ma era un significato per noi. Capite? Perché il nano spirituale, quello che non cresce, che non arriva a una certa maturità, anche di altezza fisica e spirituale, qui stiamo parlando nello spirito, non entreranno nel tempio lassù nel cielo, non entreranno nel regno dei cieli, capite? Quindi non bisogna essere come i nani che non entravano nel tempio. Ma quella era una figura, noi dobbiamo capire e dobbiamo trasportare ad oggi. I nani spiritualmente parlando, non entrano nel regno dei cieli. Bisogna crescere, bisogna crescere. L'età, gli anni che sono passati devono corrispondere più o meno alla nostra vita spirituale, capite? Se uno ha 30 anni non ha capito niente, ma non va bene, capite? Non va assolutamente bene. Ci sono persone che hanno creduto da tantissimi anni e sono ancora all'ABC, cioè non hanno capito neanche cos'è la salvezza per grazia. Non l'hanno capito. Non gli è stato insegnato, hanno solo cantato musica rock, sono andati al mare, hanno mangiato, hanno fatto le agapi, ma non hai imparato nulla. Quindi ognuno di noi deve guardare quello che ha imparato. Io quest'anno ho imparato di più di quello che sapevo l'anno scorso o no? Cioè, ci vogliamo esaminare, ognuno di noi si deve esaminare. Sto crescendo o no? Tu lo devi riconoscere. Non è che gli altri lo devono riconoscere in te. È chiaro che se ti veniamo, se uno viene visto al mare, poi vai a trovarlo e c'ha sempre la TV accesa, non la spegne neanche quando parli con lui. Cioè, ma è chiaro, con chi stiamo parlando? Con gente che è immersa in questo terreno. Le spine soffocano, le spine soffocano. Non si è tirato indietro, perché frequenta ancora la comunità, quindi non rientra, no? Nel secondo terreno, quello roccioso. Non rientra lì, perché? Perché non si è tirato indietro. No, non si è tirato indietro. Ha superato le prove, tutto è rimasto fermo nel Signore, continua ad andare al culto, prega, non è che non prega, è un credente a tutti gli effetti, però non porta frutto, non arriva a maturità, capite? Non arriva a maturità. E allora cosa se ne fa il Signore di credenti che non portano frutto, no? È come il ramo secco che non porta
che non porta, diciamo, frutto, un ramo, un tralcio della vite che non porta frutto, va tagliato e gettato via. Cioè, che cosa se ne fa? Il vignaiolo di un tralcio attaccato alla vite che non porta frutto? Ditemi voi, qual è il contadino che si tiene dei tralci che rubano la sostanza alla vite, ma non portano mai frutto? Oh, tu lo lasci un anno, 2 anni, 3 anni, questo tralcio, e non porta mai frutto. Eh no, lo devi tagliare. Se non porta frutto, lo tieni in prova un po' di tempo, poi arriva il momento che va tagliato. L'ultimo terreno, invece, è di quelli che dice: quel che ve che è quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono. Quindi vedi, l'hanno udita la parola. Quindi c'è un'azione di procurarsi la parola anche. La odono, la ascoltano con attenzione, la meditano, vanno come i bereani, vanno a vedere se le cose stanno così. Poi la ritengono in un cuore onesto e buono, cioè non solo l'ascoltano la parola, ma la fanno loro propria, la assimilano, quindi la mettono in pratica, la vivono loro stessi quella parola, non parola d'uomo, attenzione, noi non stiamo parlando di articoli, di regolamenti e di statuti, qui stiamo parlando della parola di Dio, anche se viene presentata da un credente, da un uomo. Non è che si segue l'uomo, ma si va a prendere i passi e dopo si vanno ad esaminare e li tieni. Questo vuol dire che c'è un'azione interiore nel cuore di questo credente, la ritiene in un cuore onesto e buono. C'è un'azione quindi. Non è che tutto quello che entra deve far parte della nostra vita. No, non tutto quello che sentiamo, ma quello che è soltanto la parola di Dio. Quindi ci vuole comunque l'azione come quella che hanno fatto i bereani di esaminare tutte le cose e ritenere il bene soltanto. La ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Vedete, queste quattro categorie di persone. Io adesso le ho citate così velocemente, giusto per farvi conoscere che c'è questa categoria, ci sono queste categorie di persone. E quindi c'era quelli della categoria dei non credenti, c'era la categoria di quelli che hanno creduto ma si traggono indietro alla prova, alla persecuzione. Vedete, credono per un tempo. Poi ci sono anche quelli che si sviano, quelli che non si traggono indietro, ma non portano frutto. Cioè, sono messi lì, infruttuosi, sono lì, non si sa, non riescono, i piaceri della vita, l'amore del denaro e altre cose, anche le cure mondane, cioè uno che lavora, no? Dice, ma io lavoro tanto, io lavoro tutto il giorno e anche la notte, non ho tempo di studiare la parola, non ho tempo di pregare, non ho tempo di andare a trovare i fratelli, capite? Uno si può nascondere anche sul fatto che lavora. Il lavoro non è peccato in se stesso. Il peccato sta nell'esagerare. Il peccato sta nel togliere col lavoro, per dire, tempo alla preghiera e allo studio della parola. È chiaro, no? Il credente deve sempre trovare il suo tempo per pregare e per leggere le scritture. E per andare a trovare anche i fratelli. È chiaro che c'è chi lo può fare di più e chi lo può fare di meno, eh? Anche le distanze, poi dipende anche dalla distanza. Comunque, il lavoro, anche il lavoro, può diventare una minaccia talvolta, no, non ci fa portare frutto. Quindi abbiamo visto queste altre categorie di persone. Adesso torniamo al libro di Apocalisse. Torniamo al libro di Apocalisse. Adesso leggiamo altre categorie di persone che vengono indicate qui al capitolo 3. Capitolo 3 di Apocalisse. Leggiamo dal versetto 3. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi
che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno meco in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Vedete dunque, qui abbiamo visto nel passo in Apocalisse precedente, che abbiamo citato prima, capitolo 13 di Apocalisse, abbiamo visto che v'erano due categorie di persone. Quelli che erano scritti nel libro della vita e quelli che non vi erano scritti. Qui invece vediamo altre due categorie di persone che riguardano quelli che sono scritti nel libro della vita. Ora, di quelli che sono scritti nel libro della vita, qui dice che ci possono essere due categorie di persone. Quelli che sono scritti e che vincono, e quindi il loro nome non viene cancellato, e quelli invece che perdono e il loro nome viene cancellato. Capite? Quindi anche qui si prende, ad esempio, si prende in considerazione i nomi che sono scritti nel libro della vita. Quindi abbiamo due categorie di persone che sono scritti nel libro della vita, tutti quanti, ma alcuni di questi i nomi vengono cancellati. Quali nomi vengono cancellati? E qui l'esempio di questo pastore a cui è scritto la lettera alla chiesa di Sardi, qui è Gesù che parla, non è che uno, non è che è un altro che parla, qui sta parlando Gesù. E gli dice: ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti. Vedete? Poi dice, dice al versetto 4, dice: ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne sono degni, cammineranno con me. A lui prima l'aveva sgridato: tu non cammini, non stai camminando con me, non camminerai con me se non ti ravvedi, perché non cammina, si era contaminato le vesti, capite? Non aveva serbato quello che aveva ricevuto e udito. Quindi Gesù gli richiede di ravvedersi, di pentirsi di quello che stava facendo, il cammino che stava conducendo, e di tornare a lui. Infatti poi dice al versetto 5: chi vince sarà così vestito di vesti bianche. Capite? Chi vince? Perché ci può essere anche una categoria di persone che non vince. Qui sta parlando di quelli scritti nel libro della vita. Sono scritti fin dalla fondazione del mondo, ma tra questi nomi che sono scritti nel libro della vita ci sono di quelli che non vincono, che non vincono, non arrivano sino alla fine. E i loro nomi cosa succede? Vengono cancellati, vengono cancellati. E questo non è che è scritto solo qui, che ci sia una categoria di persone, di credenti che sono scritti nel libro della vita, riguarda anche il Vecchio Testamento, non è che riguarda solo il Nuovo. Quindi vedete, come facciamo a dire che nel Vecchio non erano credenti, non erano eletti come noi oggi? Erano eletti nella stessa maniera anche i credenti del Vecchio Testamento. Infatti lo stesso discorso, lo stesso ragionamento della cancellazione dei nomi di quelli che erano scritti nel libro della vita viene fatto anche nel Vecchio Testamento. Lo fa il Dio a Mosè. Andiamo a leggere in Esodo, nel libro dell'Esodo, dove il Dio parla a Mosè, Allora, quando Mosè intercede per Israele, 32, Esodo 32, al versetto, leggiamo dal versetto 31. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato. Il peccato qual era? Era praticamente Mosè era sul monte, no? Dove stava ricevendo
i 10 comandamenti, dove aveva ricevuto i 10 comandamenti, dove riceveva la legge da Dio direttamente. Mentre Mosè era sul monte che riceveva la legge da Dio, cosa succedeva? Succedeva che sotto al monte c'era il popolo di Israele che si era fatto il vitello d'oro. Aveva adorato il vitello d'oro dicendo: questo è il Dio che ci ha tratto dal paese d'Egitto. Avevano quindi mutato la gloria dell'Iddio vivente in un bue che mangia l'erba. Capite? E quindi l'irritazione di Mosè. E l'ira di Dio anche, non so. L'irritazione di Mosè era grande. Guardate, quindi questo contesto ci fa comprendere le parole che sono provenute da Mosè e della risposta di Dio. Quindi rileggiamo. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro, non di meno. Perdona ora il loro peccato, se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E l'Eterno rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Avete capito? Mosè praticamente voleva intercedere per il popolo di Israele che aveva commesso un gran peccato. E Mosè ha posto questa condizione. Gli ha detto: guarda, o perdoni, se non vuoi perdonare questo popolo, cancella anche me dal libro della vita, cancellami. E Dio invece gli ha detto: cioè, non è che cancella per volontà d'uomo, capite? La cancellazione dal libro della vita non avviene per volontà d'uomo, se uno vuole o non vuole, avviene per volontà di Dio anche quello. E qui gli dice: quello che ha peccato contro di me, quello cancellerò. Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Vedete? Quindi le cose che noi leggiamo nel Nuovo Testamento fondamentalmente erano insegnate anche nel Vecchio. Cioè la salvezza era per fede anche nel Vecchio. Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. E già prima che venisse la legge, quindi la salvezza per fede era prima della legge di Mosè. E la salvezza è stata sempre per fede. Infatti no, noi Abramo lo chiamiamo il nostro padre Abramo, cioè il padre della nostra fede, capite? E quindi come facciamo a dire che Abramo non era nato di nuovo? Come facciamo a dire che Abramo non era rigenerato? Come facciamo a dire che Abramo non era nato di nuovo? Ma potevano nel Nuovo Testamento gli apostoli e Gesù stesso mettere davanti a noi degli esempi che non erano nati di nuovo, mentre noi siamo nati di nuovo, capite? Non può essere, non può essere che certi ragionamenti che fanno certuni, attenzione, io mi sto limitando solo ad alcuni discorsi, è chiaro che ce ne sono tanti altri, tanti passaggi, tanti altri tipi di ragionamenti che si possono fare. Oggi noi stiamo facendo questi, ci limitiamo a questi, ma capite che alcuni tra i calvinisti, tra quelli che hanno voluto abbracciare la salvezza, una volta salvati, sempre salvati, o la chiamano perseveranza dei santi, che un nato di nuovo non può perdere la salvezza. Ma vedete su quanti passaggi biblici si vanno a scontrare questi cianciatori, questi seduttori di menti? Perché questa dottrina, una volta salvati, sempre salvati, cioè che il credente non può perdere la salvezza, è una dottrina distruttiva, malvagia, cattiva, che incita taluni al suicidio e all'omicidio, capite? Ma adesso comprendete che questa dottrina andava bene per coloro che uccidevano 70 persone, che hanno ucciso circa 70 persone solo in Ginevra. Ad esempio, è vero che l'Inquisizione cattolica romana ne ha uccisi molti di più. Va bene? Ne ha uccisi molti di più, però aveva anche molte città in più, capite? Se noi andiamo a vedere i morti per città, quasi quasi non arrivano a 70. Con questo voglio dire che è stata peggiore, territorialmente, per, come posso dire, come fanno, per abitante, no? Quando dicono la percentuale di abitanti in un chilometro quadrato.
Ecco, se noi andiamo a vedere i morti che ha fatto Ginevra, Calvino e il calvinismo, e suddividiamo i morti che ha fatto Ginevra, che ci sono stati a Ginevra, con quelli che ha fatto l'Inquisizione, però distribuendolo per tutti i territori dove governava, cioè alla fine diventerebbe cosa peggiore quella che ha fatto Calvino, capite? Se Calvino avesse un'estensione territoriale come l'aveva il cattolicesimo, magari faceva più morti di quanti ne ha fatto l'Inquisizione cattolica. Con questo voglio dire che non è giusto che noi condanniamo, giudichiamo negativamente, deve essere così. L'Inquisizione cattolica che ha messo a morte a rogo tante persone, quando invece il calvinismo, per dire, ne ha fatto anche il calvinismo ha fatto tanti morti, e noi dobbiamo condannare sia l'uno che l'altro. Non possiamo accettare e prendere per buono il calvinismo solo perché si definiscono protestanti o riformatori. Quindi, vedete la malvagità. Allora, per questi che uccidevano, faceva comodo la dottrina della perseveranza dei santi, cioè che i santi avrebbero, i veri nati di nuovo, perseverano per forza fino alla fine. Ma la scrittura non dice così, perché parla di gente che viene cancellata dal libro della vita. Quello che pecca è quello che cancellerà il Dio dal libro della vita, capite? È quello che pecca. Tra cui abbiamo anche il peccato che mena a morte, cioè se uno rinnega Cristo, quello viene cancellato, eh? Quello viene cancellato e non c'è più possibilità per lui. Quelli che si tirano indietro, quindi, quelli che credono per un tempo, poi non credono più, vengono cancellati, non vengono mantenuti nel libro della vita. È chiaro che uno che uccide, che ruba, che gli piace vivere la sua vita nel peccato, la dottrina una volta salvati, sempre salvati, per lui è un'attrazione terribile, è un'attrazione forte. Perché? Perché così si sente tranquillo. Ah, ma così la mia fede è più ferma, no? Ah, mi spavento a leggere quando c'è scritto che il mio nome può essere cancellato dal libro della vita. Ebbene, quel passo è scritto lì per spaventarti, non è scritto lì per farti il solletico, per farti ridere, non è scritto per quello. Quel passo lì è scritto per farti tremare dove sei, dovunque tu sia, perché tu devi inginocchiarti e stare attaccato al Signore sino alla fine. Ecco perché sono scritti quei passi, per farci temere. L'inferno è messo lì per far tremare le persone, non per fargli il solletico. Non lo dobbiamo nascondere l'inferno. Dopo che abbiamo annunziato l'Evangelo, gli dobbiamo dire perché deve credere per essere salvato. Salvato da che cosa? Dall'inferno! Glielo vuoi dire o no? E anche al credente glielo devi dire. Guarda che devi perseverare nella fede sino alla fine, se no il tuo nome sarà cancellato dal libro della vita e andrai scaraventato all'inferno, anche tu che dici di aver creduto. Questo serve per spaventare i credenti, non è che è messo lì così tanto per riempire una paginetta, un capitolino o due righe. È scritto per spaventare. Ah, ma a me mi spaventa, qualcuno dice, no? Certo, perché sono messi quei passi? A me mi spaventano pure. Ecco perché mi tocca mettermi d'impegno e mantenermi fermo nella fede sino alla fine, non lasciarmi andare mai, capite? Perché c'è sempre il pericolo. Beh, questo è. Alcuni dicono, vabbè, ma noi dobbiamo essere mossi dall'amore di Dio e non dal suo timore. Ma diciamo tutte e due, vai, meglio. Perché dove non arriva poi l'amore di Dio, almeno può arrivarci il timore, timore della punizione di Dio, no? Quindi dobbiamo considerarle queste cose, vanno considerate, vedete, le categorie di persone. È importante sapere che ci sono queste categorie di persone, anche di quelli che sono scritti nel libro della vita, che nascono di nuovo. Ma poi ci sono di questi scritti. Perché se sono scritti, poi arriva il momento che vengono cancellati. Quindi se sono scritti vuol dire che nascono di nuovo. Se vengono cancellati vuol dire che scadono dalla grazia, vuol dire che scadono da quello per cui Dio li aveva salvati per entrare nel regno dei cieli. Questi non entrano più.
E ci sono anche queste categorie di persone. Io non è che le possiamo nascondere. Cioè, se noi le nascondessimo, non è che queste categorie spariscono. Perché se dipendeva dalle nostre parole, no? Se io nascondo la cancellazione dal libro della vita e questo veramente scompare, ma io sarei il primo a farlo. Ma siccome io posso anche nascondere il fatto che un credente non cade, non scade dalla grazia e non va in perdizione. Potrei anche nasconderlo, ma questo non cambierebbe nulla, perché Dio, quello che ha scritto, quello si adempie. Non è che si adempiono le parole d'uomo, si adempiono le sue parole, non cade niente a terra di quello che Dio ha detto. E quindi dobbiamo saperlo, no? Quello che sta scritto, perché poi ne dobbiamo fare tesoro e sapendo che quello che è scritto si adempie. Abbiamo visto un'altra cosa, voglio farvi notare anche un'altra cosa. Torniamo su Apocalisse capitolo 3, rileggiamolo ancora e poi lo colleghiamo. C'è scritto, capitolo 3, versetto 5, chi vince? Abbiamo ragionato su chi vince, sarà così vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. E anche questo l'abbiamo argomentato. Adesso guardate qui, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Qui Gesù non sta facendo altro che ripetere quello che ha già detto. L'ha già detto questo. Andiamo a leggere al Vangelo di Matteo, al capitolo 10, capitolo 10, versetto 32. Matteo 10:32. Chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Vedete? Quindi, le aveva già dette le parole. Il fatto che quelle persone, ci sono delle persone, dei credenti che vengono cancellati dal libro della vita perché rinnegano, perché comunque si sviano, perché commettono qualcosa che non vincono, non li porta a vincere, perché questo è importante, bisogna vincere. Ecco, ecco che questi che non vincono vengono cancellati. Tra questi che non vincono ci sono appunto quelli che rinnegano, vedete, che non riconoscono il Dio davanti agli uomini. Ci sono quelli che si vergognano dell'Evangelo, di dire che appartengono a Cristo. Ci sono anche quelli. E quelli che non lo riconoscono, neanche Gesù li riconoscerà. Quelli che rinnegano Gesù, Gesù pure li rinnegherà. Quindi come facciamo? E sta parlando di credenti qua, perché? Perché i non credenti non possono riconoscerlo, non possono rinnegare Gesù che non hanno mai conosciuto, non lo possono rinnegare, capite? Perché non l'hanno mai conosciuto, ecco perché non lo possono rinnegare. E non lo possono riconoscere davanti agli uomini, perché non l'hanno conosciuto. Chi è che ha conosciuto Gesù Cristo? Lo abbiamo conosciuto nel momento in cui siamo nati di nuovo, quando Lui si è fatto conoscere a noi. Quando il nostro, quando siamo stati rigenerati spiritualmente, siamo nati dall'alto. Allora abbiamo conosciuto la salvezza che è in Cristo Gesù, conoscendo Gesù appunto, per l'opera dello Spirito Santo che ha messo in noi la fede per credere in Cristo Gesù, appunto, nell'opera che Cristo ha fatto. E quindi vedete, abbiamo riconosciuto, quindi questi che hanno riconosciuto possono rinnegare Cristo o non riconoscerlo come loro Signore e Salvatore. Ma quelli che invece non l'hanno mai conosciuto, quelli che non l'hanno mai conosciuto, non possono rinnegarlo. Cioè non possono negare di averlo conosciuto, quelli che in realtà non l'hanno mai conosciuto, capite? Cioè, non ha senso, capite? Non ha senso il discorso. Li ripeto questi perché alcuni non li comprendono, non li intendono. Io voglio che voi l'abbiate ben fermo nella vostra mente, nei vostri cuori, in maniera che questi cianciatori, seduttori di mente, li andate proprio a tacere e che il loro veleno malvagio
falso, non possa in alcun modo intaccare la vostra fede, capite? C'è anche il rischio, purtroppo abbiamo visto che nessuno poi alla fine si deve considerare arrivato o più di altri, perché abbiamo visto che qualcuno ci ha abbandonati per la falsa dottrina, si è sviato dalla verità per seguire le ciance di Calvino ed era uno dei nostri che consideravamo magari anche tra i soldati più valorosi che avevamo, eppure se n'è andato, ha lasciato la verità per seguire le ciance di Calvino. E vabbè, questo è un monito per noi, un esempio che la parola si adempie, capite? Cosa è avvenuto? È avvenuto che è così, vedete, che qualcuno si può sviare, anche di quelli che noi ritenevamo irremovibili? E può succedere, allora cosa dobbiamo fare? Stare attenti, attenti a tutto e a tutti, a ogni voce che ci perviene, perché attenzione, il veleno ci distrugge piano piano. Se qualcuno qui oggi si sta facendo prendere da qualche cosa di velenoso, da qualche ragionamento che è una radice velenosa, se qualcuno ha qualche contatto con qualcuno che lo sta avvelenando, deve esaminare bene se stesso, perché badate bene, il veleno quando penetra porta il suo danno, porta il suo danno, se non è oggi sarà domani. Qualcuno ha anche, voi sapete quello che è successo, che qualcuno ha rischiato di farsi trascinare via per il veleno di qualcuno. E quindi il veleno porta il suo danno, fate attenzione quindi a chi seguite, cosa leggete e cosa ascoltate. Questo ve lo dico perché è importante, non perché è importante per non allontanarsi dalla verità di Dio, dalla verità della parola di Dio. Quindi abbiamo visto anche, vedete, Gesù in Apocalisse ha ripetuto le parole che ha detto qui in Matteo. Semplicemente, quindi quando leggete adesso il Vangelo di Matteo in quel punto, sappiate che si può ricollegare a quello di Apocalisse, è spiegato anche meglio. Ma non solo. Non solo Gesù ha parlato che avrebbe rinnegato quelli che lo avrebbero rinnegato, ma questo concetto l'ha espresso anche l'Apostolo Paolo. Quando noi andiamo a leggere, andiamo in Timoteo, Paolo a Timoteo, quando Paolo scrive a Timoteo ed è la seconda epistola, capitolo 2. Versetto 11. Certa è questa parola, che se muoiamo con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Sì, lui, il Dio, non può rinnegare le sue parole. Perché? Qui dice, se siamo infedeli, egli rimane fedele. Cioè, se siamo infedeli noi, lui rimane comunque fedele. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi confessiamo i nostri peccati, lui è fedele e giusto. Infatti, vedete. In Giovanni ci sono proprio scritte queste parole, guardate cosa c'è scritto in Giovanni. Allora, Giovanni, prima Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Cioè, se confessiamo i nostri peccati, se noi siamo stati infedeli, cioè se abbiamo commesso qualche peccato, noi se andiamo a confessarlo a Gesù, a Dio, il nostro peccato, egli è fedele e giusto da rimetterci e purificarci da ogni iniquità, da ogni peccato, capite? Egli è fedele e giusto. Infatti Paolo a Timoteo gli dice, se noi siamo infedeli, cioè se noi abbiamo peccato in qualcosa, egli rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso, cioè Dio non può rinnegare le sue parole. E questa è parola di Dio, che se noi andiamo a confessare i nostri peccati a Dio, egli è fedele e giusto, quindi questo lo dobbiamo proprio credere. Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati. E ce li rimette.
Perché è fedele e giusto, non perché noi ce lo meritiamo, ma perché egli è fedele. Capite? E non può rinnegare la sua parola. Però è vero questo, ma è altresì vero quello che anche Paolo ha scritto. Dice anche Paolo, se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se uno rinnega Cristo, qui non si tratta più di una semplice infedeltà, nel senso che hai commesso un peccato e lui rimane fedele, se glielo confessi, lui ti perdona e ti purifica da ogni iniquità. No, il rinnegare è qualcos'altro di diverso, vuol dire negare di averlo conosciuto. E quindi, come abbiamo già visto, sia in Matteo che in Apocalisse, se tu non lo disconosci, non lo riconosci più come il tuo salvatore, quel sacrificio che ti ha salvato viene annullato praticamente. Per te servirebbe un altro sacrificio, perché quel sacrificio tu l'hai cancellato per la tua vita, l'hai eliminato, non c'è più per te. Cioè, ha funzionato una volta e quindi, cioè, per rigenerarti spiritualmente, praticamente, per darti la vita, ha funzionato una volta e tu lo hai gettato via, non lo vuoi più, l'hai disconosciuto, non l'hai più riconosciuto e quindi per te non vale più quello. Ce ne vorrebbe un altro, come è scritto in Ebrei 6, no? È impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento. Vedete, non possono più, no, il Dio non può più dare loro a quelli che rinnegano, non gli può più dare il ravvedimento. Come invece si parla di quelli che invece sono infedeli, cioè commettono qualche infedeltà, qualche peccato, ma che non è il peccato che mena a morte. Ecco perché si parla di peccato che mena a morte. Perché è un tipo di peccato che se commesso non può essere più perdonato. Non può essere più perdonato. E quindi se uno lo rinnega, sarà rinnegato. Vedete anche qui le categorie di persone? Gli infedeli, cioè quelli che commettono infedeltà, che però comunque hanno accesso, possono avere accesso di nuovo alla grazia di Dio se confessano il loro peccato. Ma c'è anche quella categoria di persone che lo rinnegano e quindi il loro nome viene cancellato dal libro della vita, viene cancellato. C'è anche questa categoria di persone e quindi noi non possiamo illuderci, dobbiamo sapere che c'è anche questo tipo di categoria di persone. Vogliamo parlare di un'altra categoria di persone che rientra appunto nell'aver rinnegato, nell'aver commesso un peccato che poi l'ha portato in perdizione. Qui dobbiamo parlare di Giuda. Di Giuda, visto che anche i nostri avversari parlano di Giuda, ma senza intendere quello che veramente riguarda Giuda. Al capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, al versetto 12, sì, è scritto tra le cose che Gesù, diciamo, questa è una preghiera molto importante che Gesù fece, dove ha detto molte cose interessanti, ha chiesto al Padre, e tra le cose che ha chiesto al Padre, che ha fatto conoscere anche a chi lo ascoltava mentre pregava, c'erano anche queste parole: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e niuno di loro è perito, tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Quindi qui si capisce che tutti e 12 il Dio li ha dati a Gesù, perché in altri punti, sempre nel Vangelo di Giovanni, c'è scritto che nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attiri. Vedete la predestinazione. Noi citiamo quei passi per dimostrare che la predestinazione esiste, cioè che nessuno può andare a Gesù se non è il Padre che abbia deciso che ci andasse. Ma tra questi c'è anche, ora, se citiamo quei passi per dimostrare la predestinazione, poi dobbiamo ragionare nella stessa maniera anche con i dodici, perché anche Giuda fa parte di quelli. Quindi noi non siamo di quelli che usano un principio da una parte e poi lo modificano da un'altra perché non gli fa più comodo. No, il principio è sempre lo stesso. Qui dobbiamo essere coerenti quando parliamo. Quindi abbiamo detto che nessuno può andare al Padre
può andare a Gesù se non è il padre che lo attiri, no? Nessuno può venire a me se non è il padre che lo attiri, dice Gesù. E questo è giusto, perché solo quelli che sono scritti nel libro della vita possono andare a Gesù. E fino a qui il discorso è tutto chiaro, è tutto coerente per quanto riguarda l'aspetto della predestinazione. Però alcuni non vogliono accettare l'altro aspetto, che è scritto proprio qui, capitolo 17, versetto 12. Dice appunto, leggendolo, mentre io ero con loro li conservavo, perché il Dio Padre li ha dati a Gesù e Gesù li teneva nella sua mano, no? Nessuno può rapire le mie pecore dalla mia mano. Li teneva il Signore, Dio gliele aveva dati e Gesù li conservava. Però qui dice, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e niuno di loro è perito. Perché? Cosa vuol dire li custodiva? Che guarda, Gesù accertava che nessuno perisse. Nessuno andasse in perdizione. Infatti li ha custoditi tutti, quei 12 che Dio gli ha dato, li ha custoditi tutti, tranne perché c'è un'eccezione. Cioè, il Dio gliene ha dati 12, ma lui ne ha conservati solo 11. Perché? E la scrittura ci dice anche questo. Perché questo che è perito, cioè Giuda, dice, lo chiama il figliolo di perdizione, dice affinché la scrittura fosse adempiuta. Il motivo per cui Gesù non ha potuto, no, non che non ha potuto, poteva, ma il Dio aveva stabilito altro modo. Prima gli hanno dati 12 e di questi 12 uno doveva tradire Gesù, era il figliolo della perdizione. Quindi era scritto nel libro della vita, ma poi il Dio ha determinato che fosse cancellato, perché Giuda per lui era scritto che doveva andare in perdizione. Così come è scritto che andranno in perdizione anche la bestia e il falso profeta, capite? Cioè, è inutile evangelizzare la bestia e il falso profeta, perché è scritto che saranno scaraventati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi, cosa li evangelizzi? Li esorti al ravvedimento. Se è scritto che saranno scaraventati, è scritto nella parola, e la parola di Dio si adempie sempre, senza alcuna eccezione. Quindi, anche di Giuda è avvenuto, che è stato dato a Gesù. E poi era scritto di lui che doveva andare in perdizione, quindi è scaduto dalla grazia. È scaduto, ma Giuda era un credente a tutti gli effetti come gli altri 11? Ma la scrittura ci dice anche questo. Giuda faceva quello che facevano gli altri 11, quindi erano credenti tutti e 12. Infatti, se lo leggiamo in Luca, la chiamata dei 12, no? Che leggiamo al Vangelo di Luca l'elezione dei 12, capitolo 6, versetto 12, dice così: Or avvenne in quei giorni, qui sta parlando di Gesù, Or avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli, tra cui c'era anche Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. Divenne, capite? Non è che era traditore da subito, ma lo divenne dopo, capite? Cosa ci dicono questi passaggi? Ci dice che Gesù salì sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. Stiamo parlando di Gesù. Un uomo può anche sbagliarsi, ma qui stiamo parlando di Gesù. Chiamò a sé i suoi discepoli, non chiamò gli increduli, la folla, chiamò i suoi discepoli vicino a sé. Tra questi discepoli ne scelse 12, capite? Ne scelse 12. Tra i discepoli, tra i credenti, perché i discepoli erano credenti, erano discepoli di Gesù perché avevano creduto in Gesù,
Non è che erano discepoli che imparavano da Gesù senza aver creduto in lui. Quindi anche questo passaggio ci fa capire che non credere che Giuda era credente, che Giuda inizialmente era veramente un credente, fa passare Gesù come una persona che non sapeva quello che faceva, è andata a pregare tutta la notte e non ha capito che Giuda invece era un malvagio, perché qui dice che divenne poi traditore, vedete, al futuro, lo divenne dopo, da questo momento. E questo è uno dei passaggi. Poi questi 12, quindi qui praticamente uno che non accetta Giuda come discepolo di Gesù, come veramente un credente, praticamente fa passare Gesù come una persona che non sapeva a chi dava i ministeri, perché questo era un ministero, non l'apostolato, è un ministero che dà Gesù, appunto, lo dà ancora oggi Gesù, gli dà ancora oggi Gesù i ministeri, tra cui quello dell'apostolato. E non li dà così a casa, allora può dare il ministero di apostolato anche a un non credente, anche oggi, capite? Cioè, non ha senso, cioè, credere si disprezza l'opera di Gesù, non credendo che Gesù fosse un credente e anche un apostolo. Ma abbiamo ulteriori prove, ad esempio, andando avanti, sempre nel Vangelo di Luca, andando avanti, troviamo che... Capitolo 9. Capitolo 9 del Vangelo di Luca, versetto 1. Dice così: Or Gesù, chiamati assieme i 12, diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Cosa fece Gesù? I 12 che lui aveva scelto come apostoli, li mandò a predicare che cosa? L'Evangelo! Li mandò a predicare il regno di Dio, a guarire gli infermi e a cacciare i demoni. Capite? Ora, ma secondo voi, può Gesù mandare a cacciare i demoni, guarire gli infermi, a predicare l'Evangelo, il regno di Dio, a una persona come Giuda se non era credente? Cioè, non è una cosa sensata. E allora voglio dire, oggi come facciamo a dire, come faremmo oggi a dire, se le cose non fossero così chiare come scritto, e cominciamo ad annullare anche questo passaggio, sì, Giuda andò a predicare, cacciò i demoni, guarì gli infermi, ma non lo fece con lo Spirito Santo, non aveva lo Spirito Santo in sé. Cioè, capite? Allora cosa vuol dire? Che oggi non possiamo dire ai non credenti, no, tu con noi non puoi venire a evangelizzare perché ancora non sei credente. Quello dice, sì, ma anche Giuda fu mandato da Gesù, però, e non era credente, capite? Cioè, dopo si aprono, si possono aprire, quando si prendono le scritture in maniera errata, quando si erra grandemente, poi si aprono delle questioni che non hanno più risposta, ma perché? Perché biblicamente ormai una volta che si rompono dei passi della scrittura, vengono annullati, poi si aprono delle voragini, altre voragini che dopo bisogna inventarsi qualcosa per poterle coprire, capite? Quindi assolutamente no, Giuda, Giuda era credente, lo stesso Pietro lo conferma, no? Noi andiamo a leggere il libro degli Atti. Perché non è che solo crediamo a Luca e a Giovanni in quello che hanno detto, noi crediamo anche a Pietro. E quindi vedete, la parola confermata da tre persone è ancora più forte dall'essere confermata da una sola. Ora vediamo come ne parla Pietro di Giuda nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, dal versetto 16. Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda. Vi ricordate che prima abbiamo letto che Gesù ha detto in Giovanni 17, ha detto che tranne uno è perito affinché la scrittura fosse adempiuta. Vi ricordate? L'ha detto Gesù.
E qui Pietro dice infatti, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Costui dunque, e dice avanti, poi dice altri due passi. Che riguardano Giuda. Ma io volevo soffermarmi su queste parole di Pietro, che dice infatti, egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero di apostolato, come Pietro e come gli altri, come gli undici. Giuda ha ricevuto esattamente quelle, le stesse cose che hanno ricevuto gli altri, solo che di lui era scritto e per adempiersi la scrittura doveva avvenire quello che è avvenuto. Quando c'è scritto Satana entrò in lui, vuol dire che Satana entrò in lui in quel momento, non entrò in lui prima che Gesù lo chiamasse, capite? Quindi fu dopo che lui fece spazio a Satana, ma non è che sempre aveva avuto Satana dentro di sé. Anche questo ci fa capire che Giuda si è perduto nel tempo. Per un tempo ha seguito e creduto in Gesù, poi si è allontanato perché la scrittura si doveva adempiere. Quindi anche il fatto che dicono che Giuda non aveva lo Spirito Santo, non era nato di nuovo, questo che non erano nati di nuovo lo dicono anche degli altri undici, ma il ragionamento che abbiamo fatto su Giuda vale anche sugli altri undici, cioè Gesù li ha mandati a predicare l'Evangelo, a cacciare i demoni e a guarire gli infermi e queste cose avvengono solamente se lo Spirito Santo è in loro, capite? Non può avvenire diversamente. Infatti Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito Santo. Non è che cacciava i demoni lui per se stesso, no, per l'aiuto dello Spirito Santo. Anche Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito Santo. E Gesù era ripieno di Spirito Santo. Ora, i dodici che anche loro andarono a predicare e a cacciare i demoni, per l'aiuto di chi hanno cacciato i demoni? Ma per l'aiuto dello Spirito Santo anche loro, perché non si possono cacciare i demoni così senza avere lo Spirito Santo, capite? E quindi cioè, fanno questi che difendono queste dottrine, queste false dottrine che poi sono anche dannose, pericolose per la Chiesa, sono molto distruttive. Che tolgono forza alla voglia di santificarsi, togliendo il timore di Dio, tolgono quella voglia di santificarsi per piacere a Dio. Ecco perché è distruttiva, è veramente distruttiva questa dottrina. Quindi bisogna stare attenti. Ecco perché vi dicevo, state attenti di che cosa vi cibate e a chi date ascolto, perché purtroppo il veleno corrode, fa male, distrugge, ne abbiamo la prova. Alcuni, seguendo questa distruzione di questo veleno che si sono bevuti, ne hanno avuto danno. Quindi voi state attenti, non cibatevi di cibo avvelenato, state attenti a quello che mangiate. E abbiamo visto che qui, per quanto riguarda Giuda, no? Abbiamo visto due categorie di persone che si collega comunque a quello che abbiamo già detto. Cioè, tutti e dodici erano scritti nel libro della vita, ma uno di questi dodici è stato cancellato. Ed era appunto Giuda Iscariot, che tradì Gesù. Tradì Gesù, poi tra l'altro si è anche impiccato, quindi si è suicidato. Anche come suicida già basterebbe per andare all'inferno, però fu proprio rinnegò Cristo, rigettò Cristo, cioè proprio si mise dalla parte degli avversari. E purtroppo ci sono quelli che ci combattono a noi, combattono Cristo. Quando Gesù apparve a Paolo e gli disse: Paolo, Saulo, Saulo, perché ci perseguiti? Scusate, perché mi perseguiti? Perché Paolo perseguitava la Chiesa, quindi perseguitava Cristo. Ora, chi perseguita noi, perseguita Cristo, sappiatelo questo.
Sì, perché quando uno va contro la verità, contro la parola dell'Iddio vivente e vero, sta perseguitando Cristo, eh? Eh sì, quando oltraggiano noi per queste cose, ci insultano in qualche maniera, stanno insultando Cristo perché questa è la verità, non è quello che dicono loro, questi seduttori. Infatti si vede che tremano davanti alla parola, hanno paura per la loro fede, sono gente sempre incerta, sempre insicura di sé, della loro salvezza. E noi crediamo che la salvezza si può perdere, ma dobbiamo essere fermi nella fede, perché noi abbiamo creduto e siamo salvati, siamo eletti, adesso lo diciamo. E lo siamo. E possiamo dire anche che saremo salvati, perché la scrittura ci permette di dire anche questo. Naturalmente sappiamo, perché dobbiamo essere completi nella conoscenza, sappiamo anche che qualcuno può perdersi perché il suo nome può essere cancellato. Se rinnega Cristo, è chiaro che il suo nome non può rimanere iscritto nel libro della vita. Quindi noi cerchiamo di essere di quelli che non si traggono indietro. Noi ci impegniamo ad essere di quelli. Noi non vogliamo rinnegare né vivere nelle spine. Noi vogliamo portare frutto, vogliamo santificarci, vogliamo gridare a Dio tutti i giorni, studiare le sacre scritture tutti i giorni per rimanere fermi nella fede e attaccati a Dio. Questo è importante. E questo fa di noi una fede salda, cioè rinforza la nostra fede, non c'è nessun dubbio, perché abbiamo una conoscenza equilibrata, coerente con la parola, capite? Quindi non ci coglie niente di sorpresa qua, lo dobbiamo sapere. È facile dire, ah, quello ci ha lasciato, ha rinnegato Cristo, non è mai stato credente. Ma come, fino a ieri lo chiamavi fratello? E allora siamo insensati anche noi, chiamiamo fratelli che non sono fratelli. L'abbiamo riconosciuto fratello fino a ieri, poi rinnega, se ne va per conto suo, ah, quello non è mai stato credente. No, è facile dire così, ma fa passare anche tutta la Chiesa che è rimasta ingannato, che sono rimasti ingannati dal suo modo di fare. E non è così. Cioè, può essere il fatto che era veramente credente, ma arriva a un certo punto che arriva il tempo che scade dalla grazia, abbandona, se ne va, rinnega Cristo anche, può essere anche quello. Non solo si svia dalla verità, ma può anche rinnegare Cristo. E uno che combatte poi la verità della parola, si trova dopo a combattere contro Dio, contro Cristo, quindi non a favore. Quindi di Giuda erano tutti concordi, Luca, Giovanni e Pietro, nel parlare di lui che aveva ricevuto il vero ministero, aveva ricevuto quelle stesse cose che avevano ricevuto gli altri 11. E quindi erano tutti e 12 credenti, tutti e 12 avevano lo Spirito Santo e potevano predicare l'Evangelo, cacciare i demoni e guarire gli infermi, come in effetti hanno fatto. Altrimenti come li cacciavano i demoni, come guarivano? E come Gesù li ha potuti mandare a predicare l'Evangelo se loro non avevano lo Spirito Santo in loro? Capite? C'è scritto in Romani, no? Che chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Ma chi non ha lo Spirito di Cristo è una persona carnale, è una persona che non è di Cristo. Come fa ad andare a predicare l'Evangelo di Cristo se egli per primo non è di Cristo? Se lo Spirito Santo non è dentro di lui, in una certa misura, è chiaro, non c'era la pienezza, ma come fa a parlare di Cristo se egli non è di lui? Non ha senso, capite? Non ha senso alcuno, non si possono accettare queste cose. Questo è veleno, è veleno. Trovano una sorta di filosofia, di discorso filosofico, lo girano, lo rigirano e dicono: vabbè, quel passo non è così, quello non è così, annullano tutto e gli fanno dire quello che vogliono. Perché la caratteristica di queste persone che sono nella menzogna è quella che annullano la parola di Dio, capite? La annullano. Questa è una delle caratteristiche che dovete notare. Infatti ti dicono, ah sì, lì c'è scritto che era apostolo, ma non era veramente apostolo, era discepolo, ma non era veramente discepolo. Questo vuol dire annullare la parola di Dio, capite? Questi sono, è un veleno, annullare la parola di Dio è una cosa che facevano i farisei e Gesù li ha ripresi duramente, capite? Li ha chiamati ipocriti. E questa gente è così, è così.
Questa razza di gente, perché questo è il titolo del messaggio di oggi, vi è questa razza di gente che annulla ancora oggi la parola di Dio e sono peggiori dei farisei di quell'epoca, e quindi ci dobbiamo stare attenti. Bisogna stare attenti a queste persone, purtroppo erano in mezzo a noi e li abbiamo dovuti, appena riconosciuti, cacciare via perché sono dannosi e pericolosi. Quindi state attenti a non farvi prendere da questo veleno, eh? State attenti. Ma non c'erano solo queste categorie di persone, guardate, ce ne sono anche altre. Rimaniamo sempre in Atti degli Apostoli, andiamo a leggere al capitolo 20. Al capitolo 20, praticamente Paolo a un certo punto fece chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, che doveva fare loro un discorso, gli fa un certo tipo di discorso. A un certo punto, 20, 28, a un certo punto Paolo gli dice queste parole: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, che per trarre i discepoli dietro a sé. Guardate un po', al versetto 28 Paolo dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge, perché sta parlando agli anziani, ai guardiani, agli insegnanti, ai controllori, ai consiglieri della Chiesa, perché vescovo e anziano, no? Hanno questi incarichi, questi compiti che c'è anche il pastore, ma gli anziani ce l'hanno pure. Quindi questi vescovi, dice, questi anziani, questi vescovi, dice che sono stati costituiti dallo Spirito Santo. Attenzione, Paolo sta parlando a quelli, a un numero esatto che erano quelli lì davanti a lui. E dice: lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi. Poi dice ancora di stare attenti, perché io so che dopo, attenzione cosa dice qui, dopo la mia dipartenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, quindi entreranno fra voi. Va bene? Quindi questi lupi sono fuori da loro, da questi anziani, dalla chiesa praticamente, sono fuori. Ma dopo la sua dipartenza, quindi come tempo, qui Paolo dice dopo la sua dipartenza, quindi entreranno fra voi dei lupi rapaci, quindi entreranno, perché sono prima fuori e poi entrano di dentro, quelli, cioè non sono mai stati credenti praticamente, questo è il senso. Questi entrano da fuori e non sono dei lupi rapaci che entrano da fuori, cioè sono nati lupi, rimangono lupi, sono travestiti da pecora, sono entrati nel gregge di Dio, entreranno nel gregge di Dio e lo distruggeranno, non lo risparmieranno. Questo sta dicendo Paolo. E questa è una categoria di persone, di quei lupi che si travestono da pecora per entrare nel gregge. Bene? Questa è una categoria. Ma poi Paolo ne cita un'altra di categoria di persone. Dice: allora, quelli erano quelli che entreranno fra voi. Però guardate cosa dice qui Paolo ancora. Dice: e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse. Quindi, prima categoria di persone erano quelli che entreranno fra voi. La seconda categoria di persone che poi avrebbero cominciato a insegnare cose perverse, malvagie, cose che distruggono comunque la Chiesa, per attirare a sé i discepoli, quindi distoglierli da Cristo e attirarli a sé, dietro all'uomo, quindi per andare dietro all'uomo, distogliendoli da Cristo, questa categoria viene individuata con queste parole da Paolo: sorgeranno fra voi, cioè mentre la prima categoria erano chiamati entro
entreranno fra voi dei lupi rapaci, vedete? La seconda categoria è sorgeranno fra voi stessi. Quindi è tra loro stessi qualcuno che era in loro lì davanti a lui, tra quegli anziani ci sarebbe stato qualcuno che si sarebbe sviato dalla verità, che avrebbe cominciato a insegnare cose perverse, cioè che non erano secondo il verso giusto, che erano cose malvagie, capite? Per trarre i discepoli dietro a sé. Quindi anche qui vedete due tipi diversi di categorie di persone. I lupi che entrano nel gregge da fuori, che si travestono da pecora e cercano di entrare nel gregge, che rimangono sempre lupi. Ma c'è un'altra categoria che Paolo qui ha elencato, e sono quelli che di fra loro stessi si trasformano in qualcos'altro, non rimangono pecore, capite? Chiamiamole capre, chiamiamoli lupi, chiamateli come volete, ma non rimangono pecore. Quindi si trasformano, qui lo dice Paolo, no? Perché devo parlare in questa maniera? Perché ci sono quelli che insistono sul fatto che una pecora non può diventare un lupo. Beh, allora perché i lupi diventano pecore? Cioè, chi distruggeva la Chiesa, ad esempio l'Apostolo Paolo, era impegnato nell'opera di distruzione della Chiesa. Li incarcerava, li metteva a morte, si era fatto dare una lettera, andava a Damasco per perseguitare la Chiesa di Cristo anche a Damasco. Non era forse un lupo l'Apostolo Paolo? Certo, era un lupo, ma sulla via di Damasco questo lupo ferocissimo fu trasformato in una pecora, docilissima, in una pecora al servizio di Cristo. Allora, vedete un lupo trasformato in pecora? Allora, perché una pecora non si può trasformare? Se Dio è potente da trasformare un lupo in pecora, sarà anche potente da tra poter trasformare anche una pecora in qualcos'altro, no? Almeno in una capra, permettetemi, che la trasformazione non è così totale, ma è sempre dannosa per colui che viene trasformato. Ecco quindi anche qui due categorie di persone, che queste rientrano tra quelli che abbandonano la verità e Cristo, e quelli che li seguono, perché attenzione, questi anziani che avrebbero abbandonato la verità della parola di Dio trascinano con sé delle persone. Infatti, quelli che sono usciti da mezzo a noi hanno cercato, oppure anche ci sono riusciti con qualcuno, a trascinarlo via. Eh sì, hanno fatto quest'opera del diavolo, cioè andarsene loro e cercare, oppure portarsi via qualcuno, e ci sono riusciti. Qualcuno se n'è andato via trascinato, capite? E altri invece sono rimasti fermi, e gloria a Dio, ci sono anche quelli che gli sono rimasti fermi, che non si sono fatti trascinare, eh? Gloria a Dio, ci sono anche quei fratelli, vedete come il Signore ha messo alla prova i suoi, il suo popolo, lo mette alla prova, altro che non c'è lo sviamento e la perdita della salvezza, altro che non c'è. Quelli che si allontanano dalla verità, poi, che seguono gli insensati, poi il compagno degli insensati poi diventa cattivo, eh? Quindi voglio dire, non è che solo che leggiamo noi discorsi insensati, ma leggiamo discorsi insensati e cattivi, capite? Ma perché il compagno degli insensati diventa cattivo? Ecco perché adesso gente che prima non ci insultava, adesso parla contro la verità e ci insulta anche. Ci insulta perché? Perché è stato compagno degli insensati ed è diventato cattivo. Vedete come si adempie la scrittura, lo vedete? Si adempiono le scritture in tutto quello che è scritto, non cade niente a terra. Si adempie la parola dell'Iddio vivente. Quindi abbiamo visto che anche fra loro stessi, fra voi stessi, dice qui l'Apostolo Paolo, rivolgendosi agli anziani, che sarebbero sorte di queste persone, di questi uomini, che avrebbero insegnato cose perverse, cose malvagie, cose cattive per la Chiesa, non buone, per distoglierli da Cristo e far seguire, perseguire l'uomo, praticamente. Tra questi, fra voi stessi, di quelli che si sviano, questa parola fra voi,
Li ritroviamo anche ne parla anche Giacomo. Adesso andiamo a leggere una frase, un passo delle parole che ha scritto Giacomo. Andiamo a leggere quello che ha scritto Giacomo. Giacomo, al capitolo 5, dal versetto 19. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Vedete qui dice, guardate, leggete attentamente, fratelli miei. Quindi sta dicendo, sta parlando ai fratelli di Giacomo. Poco prima, al capitolo 1, versetto 18, dice: Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità. I fratelli di Giacomo sono quelli che, come lui, sono stati generati spiritualmente. Sono stati generati dalla parola di Dio, dall'opera dello Spirito Santo. Ecco che quelli che chiama fratelli Giacomo, non è che chiama tutti fratelli così, tanto per usare quella parola. No, quella parola fratelli è usata verso quelli che sono stati rigenerati da Dio, dai figli, nei confronti di quelli che sono figlioli di Dio, che hanno come Dio, come loro padre, che li ha rigenerati dall'alto. A quelli Giacomo scrive queste parole: se qualcuno, vedete, cioè fratelli miei, se qualcuno fra voi, lo vedete, fra voi, cioè tra i fratelli di Giacomo e tra i fratelli anche tra loro stessi, no? Se sono fratelli di Giacomo, quelli a cui Giacomo parla, anche fra di loro sono fratelli, capite? E dice: se qualcuno fra voi, quindi se uno dei fratelli lì si svia dalla verità, vedete? Si svia dalla verità, quindi c'è la possibilità di sviarsi dalla verità. E qui Giacomo dice quello che bisogna fare, quello che sarebbe successo. Se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, quindi ammette Giacomo che se uno si svia dalla verità, ci potrebbe essere un'azione che fanno gli altri fratelli per convertirlo, vedete? Si converte. Se uno lo converte, quindi deve avvenire una conversione, non come una salvezza iniziale, ma una conversione nel senso deve cambiare rotta, deve cambiare strada. Perché se lui era nella via della verità prima e si svia, lui deve allontanarsi da quella via sbagliata e ritornare a camminare nella via per quale camminava appena è nato di nuovo. E questa conversione di strada, questa conversione di cammino che bisogna intervenire a fare. È chiaro che a volte è possibile, a volte no. Però infatti mette il condizionale qui Giacomo. Dice: se qualcuno fra voi si svia dalla vita e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore, guardate come lo chiama. Lo chiama addirittura un peccatore, perché si era sviato, vedete? Non sta parlando dei non credenti, no, qui sta parlando di quelli che si sviano all'interno dei fratelli, di quelli stessi che erano fratelli di Giacomo, capite? E dice che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte. Qui sta parlando della morte dell'anima, cioè qui sta parlando della morte seconda. Non sta parlando della morte fisica, non è una salvezza che riguarda la vita fisica, ma la vita spirituale di quella persona, perché se era un credente che si era sviato, un figliolo di Dio, un fratello di Giacomo, che si era sviato dalla verità. Vedete quanto è importante stare attaccati alla parola, non farsi sviare dalla verità, non, perché altrimenti, cioè, altrimenti, capite, se uno si svia dalla verità rischia di perdere l'anima sua, attenzione. E queste sono le parole di Giacomo, vedete anche qui Giacomo, come abbiamo letto anche le parole di Paolo, trascritte da Luca nel libro degli Atti, vedete, se qualcuno fra voi si svia dalla verità,
Quindi il fra voi, in mezzo a voi, uno dei vostri, se si svia dalla verità, uno lo converte. Qui c'è l'esortazione, magari a fare qualche tentativo, no, di convertirlo dalla verità, cioè ravvediti, ritorna nella via della verità. Se non ne vuole sentire, l'uomo settario, dopo una prima, una seconda ammonizione, schivalo, perché si condanna da se stesso, capito? Se vuole rimanere nel peccato, si condanna da se stesso. Quindi, chi si svia diventa settario, nel senso che si allontana. Settario vuol dire che segue un'altra via, è solo questa parola. Ora, se uno è giudicato settario da un giudeo, non è detto che la parola sia negativa. È chiaro che se noi parliamo dal punto di vista di Giacomo, se uno si svia dalla verità, quindi stiamo parlando dalla parola di Dio, dalla verità, allora lì in quel caso la setta è sbagliata, cioè la setta, la nuova strada che percorre è malvagia, quindi porta in perdizione. Vi è una tal via che pare diritta, ma finisce col menare in perdizione. C'è anche quel passo, fratelli, anche quello si adempie. Adesso leggiamo invece cosa scrive anche l'Apostolo Pietro, quindi più avanti al seconda epistola di Pietro, al capitolo 2, al versetto 1. Allora, anzi, lo leggiamo un po' prima, così si comprende meglio anche altri concetti che sono legati comunque. Capitolo 1, versetto 19, quindi qualche versetto prima di quello che ci interessa. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. E qui vedete Paolo e Pietro esorta a rimanere attaccati alla parola profetica. Qui la parola profetica sta dicendo, fino a quel tempo, le scritture che erano presenti erano le scritture del Vecchio Testamento, che le chiama comunque la scrittura, profezia. Quelle profezie sono provenute dallo Spirito Santo, praticamente, lui dice. Naturalmente, se provenivano dallo Spirito Santo, provenivano da veri profeti, da profeti che profetavano da parte di Dio. Inizia a fare anche un altro discorso, adesso viene il punto che ci interessa noi. Ma sorsero, quindi capitolo 2, versetto 1, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo. Fra il popolo, vedete di nuovo, fra di voi, fra il popolo. Come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Quindi abbiamo visto che Pietro dice prima di attenersi alla scrittura, perché la scrittura, cioè, nella scrittura c'erano anche una parola profetica, c'erano, e questi profeti parlarono sospinti dallo Spirito Santo. Poi ci sono stati in mezzo al popolo anche falsi profeti. Questo serve da preparazione per noi. Questi concetti che Paolo e Pietro sta spiegando, li sta spiegando per introdurre poi il discorso che lui vuole fare. Attenzione, come c'erano in mezzo al popolo di Israele dei falsi profeti, che erano giudei anche loro, questi falsi profeti, erano del popolo, facevano parte del popolo questi falsi profeti, capite? Però erano falsi. Nella stessa maniera, fra il popolo di Dio, in mezzo al popolo di Dio, che fa parte del popolo di Dio, sarebbero sorti
ci saranno anche fra voi falsi dottori. Che cosa fanno questi falsi dottori? Introducono di soppiatto eresie di perdizione. Cioè, non è che i falsi dottori quello che fanno non fa del danno alla Chiesa. No, gli fanno molto danno. Gli fanno un grandissimo danno, perché insegnano, possono insegnare anche eresie di perdizione, che chi li accetta va in perdizione, capite? Tra cui una eresia distruttiva è quella lì di una volta salvati, sempre salvati. Quella lì è un'eresia distruttiva per la Chiesa e può menare anche in perdizione, anche quello. Quindi è pericolosa, ecco perché la stiamo combattendo con tutte le nostre forze, perché è un'eresia che va combattuta, perché è dannosa, che è dannoso che la Chiesa abbia nel suo seno questo tipo di insegnamento che ti blocca la santificazione e può far venire dei grilli in testa a qualcuno e suicidarsi oppure fare del male agli altri e poi dicendo che tanto è salvato uguale, capite? No, questo noi non dobbiamo dare nessun alibi, nessuna giustificazione al male. E con quella dottrina falsa, con quella eresia distruttiva, praticamente si armano delle persone poco equilibrate o che hanno fatto spazio al diavolo, capite? Quindi bisogna fare attenzione. Cioè, praticamente, quelli che credono in quella dottrina fanno spazio al diavolo, capite? Quindi fanno spazio al diavolo e possono rimanere vittime gravemente di cose scellerate che possono fare del male a loro stessi o anche a chi gli sta vicino. Ora, la nostra considerazione da fare qui è questa: ma qui questi falsi dottori sono credenti o non credenti? Capite? La questione che si apre è questa. Quindi dobbiamo vedere i passi, le parole che vengono usate da Pietro per poter discernere di quale categoria di persone si tratta. Perché ci sono i non credenti e ci sono i credenti. In questo caso dice che rinnegando, vedete, quando Pietro dice rinnegando il Signore che li ha riscattati, quindi questi falsi dottori di cui riferisce Pietro sono credenti che hanno rinnegato il Signore. Che cosa ha fatto il Signore per loro? Li ha riscattati! Perché noi, è scritto in Colossesi, no, che siamo stati riscossi, quindi riscattati, dal regno delle tenebre, trasportati nel regno dell'amato figliolo di Gesù. Cioè Gesù ha pagato il prezzo per riscattare i prigionieri che erano nelle mani del diavolo, praticamente, quelli che erano ancora schiavi del diavolo, che eravamo perduti nei falli, nei peccati, schiavi delle concupiscenze e schiavi del diavolo, che era il nostro padrone in quel momento, in quel periodo, quando noi non eravamo ancora credenti. Cosa è successo? Gesù ci ha comprati al caro prezzo, ci ha comprati a prezzo del suo sangue. Quindi siamo stati comprati a questo prezzo, siamo stati comprati dal regno delle tenebre e trasportati nel regno della luce, dell'amato figliolo che è Gesù Cristo. La stessa cosa è avvenuta a questi dottori di cui parla Pietro. Dice che hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, che ha comprato il riscatto per loro. Quindi, Signore, qualcuno dice, questi cianciatori hanno detto, sì, ma qui la parola greca, no, perché, guardate bene, si aggrappano a tutto pur di annullare la parola di Dio. Qui è detto, ah, ma qui non c'è la parola Signore intesa come il Signore Gesù Cristo, ma la parola padrone. Va bene, è scritto così in greco, lo accettiamo. Ma non cambia niente, perché di Gesù è scritto che è anche il nostro padrone. Infatti andiamo a leggere Giuda. In Giuda, al versetto 4, dice: poiché si sono intrusi fra noi. D'altronde Giuda in quel punto sta parlando delle stesse persone di cui sta parlando Pietro, perché il capitolo 2 della seconda Pietro è, diciamo, molto simile
Non uguale, però è molto simile nelle parole di Giuda. Quindi per rispondere a questi seduttori di menti, rispondiamo con lo stesso versetto però di Giuda, capite? Quindi, cioè, questo dimostra che non parlano per amore di verità, ma parlano solo per distruggere e per difendere un concetto che ormai loro hanno assimilato come proprio, cioè hanno aderito a quel calvinismo e lo vogliono difendere fino alla morte. Non gli interessa niente quello che è scritto. Loro annullano quello che è scritto, si cercano un sistema per annullare quello che è scritto. Per annullare questo passaggio che stiamo citando di Pietro, si sono inventati, non potendo dire, hanno detto altre cose inutili, ma che non sono neanche degne di essere annotate. Però questa potrebbe mettere in difficoltà qualcuno. Se ti dicono, ah, però lì la parola Signore non era Signore ma padrone, quindi non era riferita a Gesù. E allora prendiamo il passo di Giuda, il contropasso di Giuda, sempre sullo stesso punto di questi personaggi, che dice così: poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già antico è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano, Pietro ha detto rinnegano, Giuda dice negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Vedete? Vedete? Quindi la parola padrone si può applicare a Gesù perché Giuda l'ha fatto, e proprio per le stesse persone. Quindi il fatto che dicano lì c'è padrone, ma Giuda aggiunge anche il Signore Gesù. Padrone, Signore Gesù Cristo. Pietro ha usato solo la parola padrone, ma il senso è quello. Adesso chi ha tradotto, ha voluto mettere Signore, non ha sbagliato, poteva mettere padrone. Ma sempre a Gesù Cristo era rivolto, capite? Sempre a Gesù quella parola era rivolta. E Giuda, leggendo poi Giuda, avremo capito lo stesso. La parola padrone è riferita, perché in Giuda è messa sia la parola padrone che signore. E quindi non ci si può sbagliare, vedete la parola? Quando la si prende con i giusti principi della somma, la somma della parola è verità, non solo una parte, non il greco che mi interessa a me, perché qui o il greco o lo leggiamo tutto, in tutte le parole, anche quando non ci fa comodo. Non è che possiamo andare a prendere solo quella parola di greco che ci viene a favore e quella parola di greco che invece ci viene contro, non la citiamo mai. Ecco, quindi io mi attengo solo a leggere la parola in italiano e già trovo, vedete, si trovano le soluzioni. Il greco non può annullare la parola, perché la parola è perfetta, è stata fatta in una maniera da Dio, cioè non è un uomo ci ha lasciato questa parola, non è un uomo, è Dio, e Dio nel suo operare è perfetto, non lo si può modificare in maniera perfetta, cioè se il libro è perfetto, solo un'altra persona perfetta può modificarlo perfettamente. Quindi se io cerco di annullare, di distruggere un certo punto, sappiatelo che da un'altra parte nella scrittura c'è comunque la verità e annulla quello che io ho modificato. Quindi anche i testimoni di Geova che hanno cercato di modificare le sacre scritture a modo loro lo hanno fatto, ma cioè non l'hanno fatto perfettamente. Ma perché? Perché un'opera perfetta può essere modificata solo in maniera perfetta, non può essere modificata e cambiata in tutti i punti da essere imperfetti come sono gli uomini, capite? E quindi questo è, ritornando ai nostri falsi dottori, come scritto in Pietro, abbiamo visto che dice di loro, rinnegando il Signore o il padrone che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. E molti seguiranno le loro lascivie e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Vedete, molti di nuovo li seguono. Paolo ha detto che gli anziani, alcuni li avrebbero seguiti. Capite? Qui di nuovo dice che questi falsi dottori, infatti questi falsi dottori cosa fanno? Introducono di nascosto, perché di soppiatto vuol dire di nascosto, introducono falsi insegnamenti, eresie di perdizione. E purtroppo molti, qui dice molti seguiranno
le loro lascivie, cioè le loro parole insensate, le loro malvagità, le loro eresie. Purtroppo è così, però noi non dobbiamo essere tra quelli, eh. State attenti, fratelli e sorelle, state attenti, mantenetevi fermi, fermi nella verità. Poi dice ancora, prendiamo un altro verso, sempre sugli stessi dottori di cui sta parlando Pietro, versetto 15, di loro dice: lasciata la diritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità. Lasciata la diritta strada, ma scusate, ma se lasciano la diritta strada, c'erano o non c'erano in questa diritta strada? È come quell'immagine che un fratello ha pubblicato dicendo: ma sto tir che si è capovolto sul terreno lì, stava o non stava camminando sulla strada? Capite? Cioè, per fare degli esempi così semplici che i fratelli devono capire. Se io dico che se questi falsi dottori, Paolo e Pietro li definisce che erano sulla diritta strada, ma l'hanno lasciata, erano o non erano nella diritta strada? E se erano nella diritta strada, erano credenti, no? Erano credenti, come quelli che si erano sviati. Vi ricordate Giacomo? Abbiamo letto che si sono sviati dalla verità. Questi hanno lasciato la diritta strada. È sempre una forma diversa per dire la stessa cosa. Ma non solo qui si capisce che erano credenti, ma anche in un altro versetto. Guardiamo anche qui, versetto 20. Quindi 2:20 di seconda Pietro, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Vedete, sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo. Mediante che cosa? La conoscenza del Signore Gesù, del Signore e Salvatore Gesù. Cioè, anche questi dottori avevano abbandonato le contaminazioni del mondo. Quando hanno conosciuto il Signore Gesù. Ma poi, lasciata la diritta strada, rinnegando il Signore, si fanno riprendere da quelle cose, da quelle contaminazioni che avevano abbandonato. E badate bene, qui dice: si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere. Vi ricordate in Apocalisse, l'abbiamo letto prima, ha detto: chi vince? Gesù diceva, chi vince? Qui invece questi falsi dottori si sono fatti vincere dalle contaminazioni del mondo e hanno lasciato la diritta via. Avete capito? Perché Gesù diceva: chi vince? Perché si può essere anche vinti dalle contaminazioni del mondo, dai piaceri della vita. Si può, si può. Quindi noi invece dobbiamo vincere, non dobbiamo essere vinti dal mondo, ma dobbiamo vincere noi. Dobbiamo resistere al diavolo, a tutte le tentazioni, rimanendo fermi nella fede, alzando lo scudo della fede sul quale tutti i dardi infuocati si spengono, i dardi infuocati che lancia il maligno. Vedete dunque anche qui questa categoria di persone, vedete? I falsi dottori che prima erano nella diritta via, quindi erano dei veri dottori, magari dei veri credenti, e dopo la lasciano. Due categorie di persone, vedete? Prima nella retta via e poi fuori dalla retta via. Si è trasformato, c'è stato un cambiamento, una trasformazione. Chiamiamole che da pecore sono diventate lupi, da pecore sono diventate capre, non lo so, però sicuramente qui la scrittura ci fa capire che all'inizio erano pecore, ma poi si sono trasformati, si sono allontanati da quella natura, come anche hanno fatto gli angeli. Vi ricordate gli angeli che si sono uniti in matrimonio con le donne? Hanno lasciato la loro dignità primiera, la loro natura iniziale, l'hanno abbandonata, quella di angelo, per prendere una natura umana, per avere figli, per avere rapporti carnali con delle donne. Vedete, anche questi hanno rinnegato la loro natura, hanno rinnegato
diciamo, la loro dignità primiera, dice. E questo lo dice sempre il capitolo 2 di Seconda Pietro, e anche in Giuda ne parla. E quindi di questi angeli, non so se anche Seconda Pietro parla di quegli angeli, comunque in Giuda ne parla sicuramente. Quindi leggendo Giuda, che poi parla, cioè la lettera di Giuda, diciamo, segue la stessa linea del capitolo 2 di Seconda Pietro, e lì parla appunto, raffronta questi angeli che hanno abbandonato la loro natura iniziale, quella di angelo, per prendere una forma umana. Perché? Perché volevano avere rapporti carnali con le donne, e questo è il senso. Poi sono stati legati questi angeli. Da questi angeli sono nati poi i giganti, e questi angeli però, cioè tutti gli uomini furono distrutti dal diluvio, mentre questi angeli sono stati incarcerati, sono stati legati e messi in un certo luogo chiamato antri tenebrosi. Ne parla anche in Seconda Pietra, adesso l'ho visto, perché al versetto 4, no? Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Quindi vedete come anche gli angeli hanno abbandonato la loro natura iniziale, così anche i dottori di Dio, i credenti, possono lasciare la loro natura di pecore e prendere un'altra natura. C'è questa possibilità. Capite? C'è questa possibilità. E questi dottori di cui parla Pietro hanno compiuto proprio questa azione, hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, si sono sviati dalla verità, hanno iniziato a insegnare eresie di perdizione, hanno lasciato la diritta strada e si sono fatti vincere dalle contaminazioni del mondo, da tutte queste contaminazioni del mondo. E quindi qui dice ancora, vedete al versetto 21, poi è importante, perché meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuta la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Praticamente la loro, dice ancora al versetto 20, sì, da lì dovevo iniziare, dice, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché la prima natura che le persone hanno è la natura di persone morte spiritualmente. Poi Dio li rigenera spiritualmente e li salva, va bene? Quindi diventano pecore in quel momento. Dopo di ciò, questi qui cosa hanno fatto? Hanno lasciato questa nuova natura che Dio gli ha dato per diventare qualcos'altro. Ed è per questo che qui è scritto che la loro condizione ultima diventa peggiore della prima di partenza, che era quella di essere perduti, perché adesso sono perduti con la conoscenza, quindi è ancora più grave, con la conoscenza di Cristo, di aver conosciuto Cristo. Altrimenti, se erano non credenti, cioè la loro condizione ultima peggiore della prima, non esiste questo paragone, perché è sempre la stessa. Se sono non credenti, sono non credenti dall'inizio e anche dopo, capite? Invece la condizione peggiore ci può essere se questi si sono convertiti e poi hanno abbandonato, hanno rinnegato questa conoscenza di Cristo e hanno lasciato la diritta strada. Allora la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima di quando non erano credenti. Peggiore perché? Perché la situazione dei non credenti si potrebbe sanare. Cioè, un non credente può credere in Gesù Cristo e essere salvato. Uno che ha rinnegato Cristo non può più sperare in niente, in nulla, perché per lui non c'è più nessuna speranza. Invece un non credente ha ancora la speranza di essere salvato da Dio. Ecco perché la condizione ultima senza speranza è peggiore della prima, che comunque qualche speranza di salvezza ce l'ha. Ora leggiamo altri due passi di Paolo, andiamo al termine, stiamo andando al termine di queste
elenco di categorie di persone, no? Di queste razze di persone, di razza di gente, e citiamo questi altri due passaggi dell'Apostolo Paolo. La prima la troviamo in Seconda Timoteo, capitolo 2, al versetto 24, che dice: Or il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vedete, anche qui Paolo dice che i servitori del Signore devono provare comunque a correggere quelli che contraddicono. Cioè, se uno contraddice, vuol dire che va contro la verità. Va contro la verità. Quindi questi che contraddicono, però Paolo dice, quelli che contraddicono che possono avere comunque. Naturalmente questi ancora non hanno rinnegato il Signore, perché chi rinnega il Signore non ha più possibilità di essere di riprendersi. Questi invece sono soltanto quelli che contraddicono per qualche dottrina, per qualcosa. Allora, i servitori del Signore, quelli che conoscono la verità, devono cercare di convincerli. Perché? Perché se Dio può essere che Dio, questi che contraddicono, che comunque non sono nella verità, questi che contraddicono, il Dio gli può dare ancora il ravvedimento, qui dice, perché questi sono usciti da sé, sono fuori di sé praticamente. E Dio può concedere loro di ravvedersi per riconoscere la verità, vedete? Perché quando sono fuori di sé, la verità non la riconoscono. E questo è il motivo per cui, diciamo, ci sforziamo di spiegare a certuni che certi passaggi sono la verità, ma loro non li capiscono. Ma perché? Perché non la riconoscono la verità, sono fuori da se stessi, sono fuori di sé. E se Dio non gli concede di ravvedersi e rientrare in se stessi, non possono riconoscere la verità. Ed è per questo che alcuni che si sono sviati non accettano, non accettano la verità, rimangono induriti nelle loro posizioni. Cosa è successo a questi? Questi sono stati fatti prigionieri dal diavolo, dice, vedi, vedete, sono stati fatti prigionieri, sono stati presi a laccio dal diavolo e li ha presi prigionieri e fanno la volontà del diavolo. Non fanno la volontà di Dio perché sono fuori di sé, sono stati fatti prigionieri dal diavolo, hanno fatto, quindi, hanno sbagliato e sono diventati prigionieri del diavolo. Possono in certi casi questi essere, Dio concede loro il ravvedimento e ritornare in se stessi. Quindi vedete, ci sono quelle, le categorie di persone, qui ci sono i credenti che rimangono dentro loro stessi, nella verità. Ma ci sono anche quelli che escono da fuori, che vengono presi prigionieri dal diavolo. Stiamo parlando di credenti qua, perché i non credenti sono tutti schiavi del peccato e del diavolo, quindi non è che sono prigionieri del diavolo. È Gesù che deve riscattare e liberarli dal regno delle tenebre, i non credenti. Mentre in questo caso è il contrario, cioè Satana ha fatto dei prigionieri nel campo di Dio. Nella Chiesa di Dio ci possono essere taluni che sono stati fatti prigionieri dal diavolo. E qui da che cosa si vede? Si vede dal fatto che contraddicono la verità, si oppongono alla verità, capite? Contraddicono. Parlano contro la verità. Allora i servitori del Signore devono cercare di spiegargli la verità, certo, hanno questo obbligo, ma se poi si induriscono e non vogliono sentire, bisogna lasciarli a loro stessi, cioè non puoi, perché sai bene che è Dio che dà il ravvedimento. Se Dio non gli concede il ravvedimento, questi non possono capire perché. Perché non riescono a riconoscerla la verità, capite? Cioè, hanno bisogno dell'intervento di Dio. Ecco perché c'è scritto, dopo una seconda e una terza ammonizione, di schivarli. Perché se non comprendono, è inutile. Tu glielo puoi spiegare 100 volte. Se Dio non gli fa riconoscere la verità, non la riconosceranno. Non la possono riconoscere. Quindi
Quindi vedete anche queste categorie dei credenti prigionieri del diavolo. Ci sono i credenti e i credenti prigionieri del diavolo. Anche queste categorie ci sono, vedete? E adesso leggiamo l'ultimo passaggio. Questo lo leggiamo in Prima Timoteo, capitolo 5, lo leggiamo dal versetto 3. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti, imparino essi prima a mostrarsi pii verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettevole nel cospetto di Dio. Or la vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in supplicazioni e preghiere notte e giorno. Ma quella che si dà ai piaceri benché viva è morta. Anche queste cose ordina, onde siano irreprensibili. Che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Cioè, in poche parole, anticamente le vedove, non avevano nessuno se non i figli, no? Che non c'era una pensione, non c'era un'assistenza sociale. Quindi anticamente le vedove morivano di fame se non c'era nessuno che le assisteva. Allora le vedove della Chiesa, quelle che se le accollava la Chiesa. Però qui Paolo sta dicendo, se le vedove però hanno dei figli o qualcuno comunque della sua famiglia, ci badino loro e non gravino sulla Chiesa, affinché la Chiesa si concentri su quelle che sono veramente vedove per aiutarle, no? E dice qui, ma se qualcuno, guardate il versetto 8, ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Ma avete capito come parla Paolo? Ci sono quelli che non aiutano i genitori, che non aiutano i bisognosi della propria stessa famiglia, vedete? E magari questi sono peggiori dell'incredulo, hanno rinnegato la fede. Questi hanno la fede, avevano la fede, ma l'hanno rinnegata. Hanno rinunciato alla fede, l'hanno negata, hanno negato di conoscerla, perché non hanno voluto aiutare quelli della propria famiglia. E sono considerati da Dio peggiori dell'incredulo. Quindi c'è l'incredulo e questi che sono peggiori dell'incredulo, come quelli che abbiamo letto prima in Pietro, no? Che la loro condizione ultima è peggiore della prima, capite? Qui Paolo lo dice con altre parole, ma il senso è sempre lo stesso: sono peggiori dell'incredulo, cioè la loro condizione ultima è peggiore della prima, se si rifiutano di aiutare quelli della propria famiglia, della propria casa. E quindi vedete che categorie, anche queste categorie di persone. Quindi, fratelli, vedete tutti questi discorsi, ma ce ne sono altri ancora nelle scritture, se voi leggete anche per conto vostro, guardate i passi anche da questo punto di vista, cioè di esaminare le categorie di persone, perché ci sono categorie e categorie. Noi, come ho già detto, dobbiamo esaminare noi stessi per vedere se siamo ancora nella fede. Però riuscire a capire queste varie categorie di persone ci aiutano a capire gli altri come sono veramente, da come parlano, la loro condotta, ci fa sapere chi sono, capite? Quindi dobbiamo capire a quale categoria queste persone, di quale categoria fanno parte. Perché individuandole biblicamente così noi sappiamo come comportarci con loro, capite? Ecco perché a volte noi siamo, prendiamo certe decisioni, non so, espelliamo uno e poi ci tocca spiegare. Perché non è che vi possiamo spiegare il nostro processo spirituale, mentale, che
che ormai va avanti da tanti anni, non si può poi esprimere in poco tempo in una parola. Sappiamo bene che certe persone diventano pericolose per la Chiesa, per i credenti, e noi li dobbiamo espellere, poi piano piano spiegheremo. C'è chi capisce e c'è chi capisce di meno, però le cose stanno così. Noi, se abbiamo maturato questa esperienza, questa conoscenza, questo modo di fare che è buono per la Chiesa, lo dobbiamo anche mettere in pratica. E noi cerchiamo anche di giustificarci, perché non è che vogliamo sembrare, no, uno dice, ma questi sono despoti, no, come ci accusano. No, non è così, è amore della fratellanza, perché voi sapete che ognuno fa un po' quello che vuole. È chiaro che però nel momento in cui sbaglia, si sta cibando di dottrine sbagliate o c'ha una condotta disordinata, è chiaro che poi bisogna prendere una decisione, cioè, saranno poi esaminati, quando uno se ne accorge, poi saranno esaminati e si prenderà una decisione. Ma queste cose bisogna che le maturino tutti i credenti, non solo gli anziani, oh, perché dobbiamo riconoscere tutti quanti, quando si avvicina a noi, una certa persona pericolosa, che fa parte di uno di certe categorie di gruppi di persone che nella scrittura vengono elencati, no? Vengono elencati in una certa maniera. Se noi riusciamo a individuarlo biblicamente, ti rendi conto di quanto è pericoloso, no? Se quello è un falso dottore, già sai che il passo di Pietro dice che questi introducono eresie di perdizione e molti li seguono nelle loro eresie. Quindi sono pericolosissimi e bisogna eliminarli al più presto. Non fisicamente come ha fatto Calvino, ma eliminarli dal nostro gruppo, cioè tagliarli fuori, che non contaminino la Chiesa, capite? Questo era il messaggio che questa sera volevo portarvi. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.